Immagino
visto che è stato richiesto dalle opposizioni, qualche consigliere di opposizione vorrà illustrare il tema? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Buongiorno Presidente Lozzi, Assessore Vivace. Occorre fare una premessa prima di iniziare una discussione e credo che questa premessa, anzi spero, resti anche utile nel proseguimento della discussione, perché almeno per quello che ci riguarda la richiesta di questo Consiglio nasce dalla necessità di capire e non di fare polemica. Questa è una premessa necessaria perché altrimenti tutto sarebbe troppo semplice. Sarebbe troppo semplice dire che, anzi vedere quello che assistiamo purtroppo continuamente sul nostro territorio e diciamo addossare delle colpe. Invece in realtà oggi c'è una preoccupazione diffusa purtroppo e me lo ha confermato ieri, perché mi trovavo vicino a via Fortifiocchi e stavano richiudendo quell'ispezione che avevano fatto, proprio perché una persona ha visto un avvallamento e si è preoccupata, viste i recenti episodi, e quindi ha chiamato l'intervento, e quindi poi si sono susseguiti tutte le verifiche necessarie, però ormai è la cittadinanza stessa che si rende conto che c'è una situazione, in particolare nel nostro municipio, perché appunto l'apertura di 9 o 10 voragini nell'arco di un tempo così, 2 anni, è preoccupante. Non è una colpa, è preoccupante. Quindi se facciamo l'elenco, anzi vorrei partire da via Genzano, così andiamo anche diciamo, fuori da questo campo di questa amministrazione, diciamo, conosciamo tutti quali sono le condizioni del sottosuolo a Roma. Io non ho dei riferimenti, non sono una professionista in questo, quindi non mi voglio addentrare nella specificità del fenomeno, anche perché capita qui come capita in altre parti della città, e sembra che il più delle volte il grosso dei problemi sia causato da perdite delle ricadute della rete comunale. Quindi su questo forse dovremmo porre tanti interrogativi, e non solo se, è una domanda questa che pongo a voi, è stata poi istituita la cabina di regia che avevano diciamo, richiesto dall'assessorato da Torino, perché e soprattutto che cosa intende fare quella cabina di regia, chi intende mettere al tavolo, se c'è la necessità anche di fare degli investimenti rispetto a delle risorse umane appunto che sono professionisti, non so, geologi o chiunque voi riteniate sia opportuno si metta al lavoro per questa cosa, ma è evidente che lasciare diciamo, senza una, uno stato dell'arte su quello che si sta facendo anche a livello cittadino su criticità come queste diciamo, non lascia né noi come consiglieri né la cittadinanza in uno stato di tranquillità. Primo perché in casi come questi si può intervenire ex post, quindi non è che abbiamo la possibilità purtroppo ancora di prevenire. E qui mi sorge l'altra domanda, quella cabina di regia ha l'obiettivo anche di avviare una fase di eventuale prevenzione? C'è la necessità su questo di chiedere forse formalmente alla CEA forse un piano di investimenti straordinario rispetto a questo? Oddio, ho letto che addirittura ci sono alcune reti fatte in laterizio, no? Insomma altro che prendercela con le amministrazioni precedenti, dovremmo andare a finire diciamo un po' troppo in là, quindi come è chiaro non è questo il problema. Però il problema è, e diciamo, su questo non voglio fare polemica e non vorrei che qualcuno la prendesse così, ma quella richiesta di interrompere un consiglio, perché appunto si era aperta, avevate chiuso una voragine e contestualmente se ne era aperta un'altra, quindi diciamo, nessuno vi dice, però era la necessità di capire e permettetemi di andare anche un po' oltre, no, non è che
qualcuno ci dice, ma lì c'è l'assessore, ma lì c'è, sì, c'erano i vigili, in realtà c'erano i vigili del fuoco, c'era la polizia locale, c'era CEA, certo c'erano tutte le persone che dovevano intervenire, però diciamo per noi consiglieri è fondamentale allora avere anche un resoconto che non può essere quello del post di Facebook, come ci è stato ricordato qui, perché è ovvio che per diciamo anche un rispetto istituzionale di chi è consigliere e ha la necessità anche di opposizione c'è un diritto, c'è un rispetto di conoscere e di sapere, che io non mi posso prendere da una pagina di un social, ma mi devo prendere nelle sedi istituzionali preposte. E siccome diciamo, avevamo già immaginato che questa discussione non si sarebbe non sarebbe avvenuta nella sede della commissione preposta, alla fine questo consiglio straordinario ci aiuterà, immagino, a chiudere e a mettere un po' a fuoco non solo quello che avete fatto, ma soprattutto quello che avete intenzione di fare, non tanto voi, perché poi credo che il municipio su questo abbia anche, oltre alla buona volontà di chi si mette lì e va a ispezionare o mette a tavolo le persone, io credo che qualcosa che, come sempre leggendovi su Facebook, perché poi nelle commissioni a volte neanche ci si viene quando si è convocati, e questa è polemica, e sarebbe invece il caso che si riferisse in aula, non solo, anche nella commissione quando avvengono cose straordinarie. Detto questo, sarebbe utile capire quando dite lo faremo a nostre, facendoci carico noi del problema, con le risorse del municipio, ho capito, ma se qui si apre una voragine ogni settimana, ma noi che facciamo? Cioè, dove chiediamo? Dove si ferma la competenza del municipio e arriva finalmente la presa di responsabilità da parte del comune o anche a questo punto della CEA, cioè che è la vera parte in causa, la vera, il vero soggetto che dovrebbe essere messo a tavolo di fronte ad una situazione che vede mezza Balduina sprofondare, mezza Roma Sud nelle stesse condizioni. E poi, veramente concludo perché insomma, credo che le domande che ho posto siano già al momento sufficienti, ovviamente per quello che riguarda l'ultima voragine che si è aperta, quella circonvallazione, cioè, di cui ho visto il video, veramente per me è impressionante, cioè, e pensare che lì davanti c'è un asilo nido, regge ancora un luogo dove si fa fisioterapia quotidianamente, se quella voragine si fosse aperta alle 4 del pomeriggio in apertura delle scuole, insomma di uscita delle scuole, noi veramente, quindi è un senso di responsabilità che si fa, perché almeno dire a una cittadinanza si sta facendo questo, non possiamo fare i miracoli, perché non è che possiamo diciamo metterci, no, fare le talpe, però il Comune di Roma ha messo in campo questo, credo che sia intanto una risposta che noi siamo in grado di dare ad una cittadinanza che vi assicuro in questo momento è preoccupata anche di poter mettere i piedi in terre sicure. E poi in ultimo ovviamente è la tempistica, perché quello è un tratto di strada che porta diciamo a diverse intersezioni, ma soprattutto collega gran parte del territorio della parte dell'Appio Latino, diciamo, per uscire e andare verso fuori Roma, quindi sarebbe importante anche capire a che punto sono i lavori e come riusciremo a risolvere la situazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, chiudiamo qui il dibattito, passiamo alla risposta. Beh, è stato richiesto dalle opposizioni, mi mangio degli interventi. Consigliere Ciancio. Grazie, lo ripeto, grazie Presidente, grazie Assessore per la vostra presenza in aula, sicuramente dovuta per la pericolosità a cui il nostro territorio è soggetto. Io volevo parlare sia delle cavità che si manifestano nel territorio del nostro municipio, sia un po' su quello che è la situazione delle strade, perché sempre di cavità a cui si tratta. La interrompo un attimo, consigliere Ciancio.
perché dal regolamento devo richiamare alla, diciamo, alla voler rimanere nel tema, il tema è le voragini, se lei voleva parlare di Bucket o di altro, di rifacimento strade, dove va? No, non sono carità, c'è scritto voragine. Allora io lo dico chiaramente, perché un tema deve essere scritto bene, quindi chi vuole trattare un tema deve avere anche, diciamo, l'accortezza di descrivere bene qual è il tema. Io qui, no, adesso lei mi fa parlare, perché lei non è che mi può parlare sopra. Io adesso chiedo all'assessore e alla presidente se vogliamo estendere il tema. Possiamo estendere il tema? Mi sembra doveroso chiederlo, perché c'è scritto altro sulla convocazione. Grazie, andiamo avanti allora. Grazie presidente, grazie assessore. Naturalmente, perché dico questo? Perché di fatto legalità diventano molto, molto pericolose, l'abbiamo visto, quando sono sotto il marco stradale. Allora, io volevo dire due cose importanti, volevo informare l'assessore, ma sicuramente già lo sa, perché vedo che lavora molto sul territorio, per cui sicuramente conosce bene la materia. Insomma, noi abbiamo le mappe delle cavità. C'è una tavola che individua puntualmente tutte le cavità del nostro territorio. È una tavola legata al PRG, dove ci sono le cavità conosciute, poi ci sono le cavità sconosciute, quelle che si manifestano, come diceva chi mi ha preceduto, per un fenomeno di dispersione sia delle tubazioni dell'acqua, sia delle fogne. Quindi, che dire, vi dico solo che Acea ha chiuso il bilancio 2017, quindi tutta gestione sotto il sindaco Raggi, con 230 milioni di euro di attivo contro i 107 del 2016. Gli utili sono stati distribuiti ai privati, ma anche al Comune di Roma per il 51%. Che detiene quindi la quota maggioritaria. Perché se le dispersioni sono pari, arrivate nel 2016 al 44%, e sono quelle che provocano improvvise sconosciute voragini, non si interviene? Perché non si è avuto il coraggio di dire, e lo faremo anche il 26-2018, che i dividendi devono avere il coraggio di dire che i dividendi devono essere reinvestiti, cioè gli utili devono essere investiti per la manutenzione della rete idrica e delle acque scure, che sono fatiscenti naturalmente e in alcuni punti sono incredibilmente che disperdono. Cioè, ieri sera c'è stato un servizio in televisione sulla dispersione che è avvenuta e si sta intervenendo, e questo ne va dato atto. Abbiamo fatto una commissione, gli interventi sono partiti dai punti di raccolta, abbiamo fatto una commissione e ricordo che non sulle tubazioni, bensì su, diciamo, la raccolta dell'acqua. Cosa dobbiamo dire? Che non ci dobbiamo interessare delle strade. Noi abbiamo 47 strade nel nostro municipio che devono essere prese in manutenzione dal SIN. Sono 700 invece le strade che devono essere visualizzate, rilevate e mantenute con le risorse che ha il municipio. Poi ci sono 532 strade private, di cui ne abbiamo parlato spesso in commissione. C'è una gara che è partita l'anno scorso, nel 2016, i soldi ci stanno, sono 75 milioni di euro. Bloccata 1, 2, 3, 4 volte questa gara per la manutenzione delle strade, che potrebbe addirittura con il nuovo sistema radar prevenire, fotografare puntualmente che tipologia di strada, quello che c'è sotto realmente e quello che non c'è sotto, senza produrre allarmismi del tipo: finalmente abbiamo scoperto che a Via Foligno hanno messo l'asfalto sulla terra. Poi qualche architetto
non so se era dell'amministrazione, puntualizza che non era terra, era Pozzolana, giustamente perché facevano le strade una volta. E c'era anche il Brecciolone e il Bilder. La manutenzione delle strade è un qualcosa che non avviene da molto tempo, per questioni di bilancio non si investiva sulla manutenzione delle strade. Errori, non dobbiamo vedere le colpe così in modo fugace. Se c'è una responsabilità di qualche impresa che non ha fatto bene il lavoro, si trovano le giuste misure per dire ripaghi, rifai tutto. Continuare a dire che sono state fatte male perché c'è stata inadempienza da parte di qualche ditta che aveva manutenzione, che aveva fatto, secondo me non produce. Cioè bisogna avere autorevolezza nel dire facciamo dei carotaggi, guardiamo chi era la ditta che ha fatto l'ultima volta quei lavori e possiamo dire la ditta si persegue, quello che ha detto l'altro giorno del resto il presidente del Nicolò Repichini alla sindaca, ha manifestato questo aspetto. Cioè se ci sono ditte inadempienti che dobbiamo trovare, dobbiamo costringere a rifare bene l'asfalto. Altrimenti gli articoli che produciamo fanno solamente clamore, però poi nessuno paga chi il lavoro fatto male. Questo è un aspetto. Quindi a prescindere da quale amministrazione li abbia eseguiti, la regola è regola e vale per tutti. Quindi se ci sono situazioni di degrado delle nostre strade, e guardate che è una situazione insostenibile, noi abbiamo il manto stradale che per una questione di vetustà, di pochi investimenti nel tempo è diventato quello che è diventato, abbiamo le cavità sconosciute che sono quelle che le perdite dell'acqua determinano, abbiamo una situazione anche di cave perlomeno fatto da deviazioni, a volte da interventi edilizi pesanti del seminterrato, mi riferisco ad alcuni tratti del nostro territorio. Forse nessuno sa che il terzo fiume di Roma lambiva le mura aureliane, per cui tutta la zona a ridosso di via Taranto, via Cesena, via Urbino, piazza Lugo, sono zone molto delicate dal punto di vista del sottosuolo. Quindi un movimento di terreno può determinare una deviazione dell'acqua e produrre danni sia agli edifici esistenti, e abbiamo l'esempio del palazzo di Vietaranto a fianco al Golde che ha manifestato questo cedimento, abbiamo avuto i lavori della metropolitana che hanno interessato fortemente, pesantemente il territorio, hanno deviato precisamente proprio lì, ci sono due idrovole che devono succhiare acqua per fare un bypass. Quindi abbiamo una situazione geologica molto difficile nel nostro territorio. Proprio per questo io chiederei a questa amministrazione, che nel bilancio non ha solo i soldi per fare fare la manutenzione delle strade, ce l'ha i soldi, deve avviare delle gare certe e sicure. Quando l'ANAC si mette di traverso, giustamente si deve interloquire e trovare la giusta misura per fare una gara equa e secondo la normativa nuova vigente, però non può esserci questa caccia esasperata al pregresso. Un minuto, finisco dicendo la proposta che è quella di, per quanto riguarda le cavità più pericolose, è quella di dire di nuovo, formulare un incarico, chiedere risorse per fare la nuova mappatura delle cavità sotterranee, aggiornarla rispetto alla mappa delle cavità che esiste tuttora ed è allegata al PRG. Solo questo potrà essenzialmente trovare una strada giusta per conoscere di più e investire di più. Dico l'ultimo esempio, Arco di Travertino, un palazzo si è inclinato per una cavità sotterranea, hanno riempito i tecnici di calcestruzzo tutta questa cavità per sollevare il palazzo a via, non ricordo la via, ma precisamente dietro il nuovo arco di scambio di Travertino, proprio dietro la costruzione del legno lamellare. Quindi la prevenzione
e la strada giusta ci deve essere, e ritengo che in commissione l'assessore ci potrebbe informare puntualmente attraverso una comunicazione delle risorse investite, non se qualcuno si era dimenticato. Cioè, io ho visto sul sito l'elenco, forse a qualcuno è sfuggito le strade che abbiamo fatto. Sono una goccia nel mare gli interventi che l'assessore ha eseguito nel nostro territorio. Basta guardarsi in giro. Certo, si possono rimedicare, perché l'interruzione di manutenzione è da molti anni che subiamo. Però l'elenco che ha messo sul sito, che io sono andato a vedere, anzi devo ringraziare qualcuno dell'opposizione che l'ha fatto notare, altrimenti non avrei mai visto gli interventi che poi sono interventi dovuti alle risorse che arrivavano dai cavi messi, la maggior parte degli interventi. Concludo ribadendo la mia proposta di eseguire uno studio puntuale, guardare le carte delle cavità anche in commissione, proprio per renderci conto di quello che è il nostro territorio e degli interventi a protezione degli edifici privati e delle strade che stanno sprofondando giorno dopo giorno. Grazie. Prego. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Toti. Il mio intervento, lo dico subito, non è un intervento polemico, ma è un intervento che vuole capire quella che è la situazione che i cittadini, non solo io come forza politica, ma i cittadini definiscono molto preoccupante. Perciò rispetto chiaramente alle cavità, io l'intervento mio più che altro per la cavità, poi magari due parole sulle strade, ma voglio dire, il tema centrale oggi è questo, è un tema, come ho detto, che preoccupa i cittadini. Perciò rispetto a questo io penso che bisogna sollecitare una risposta importante, una risposta forte da parte del Comune di Roma, di Roma Capitale, rispetto a questo problema. Noi come municipio, come settimo municipio, siamo nella situazione più calda rispetto alla città di Roma, abbiamo avuto addirittura 9 voragini, perciò stiamo parlando di numeri importanti, strade chiuse, bus deviati, problemi dei cittadini, incolumità dei cittadini, problema per moto o auto, e tutto questo richiede chiaramente grossissime risorse da parte di Acea, da parte del municipio, rispetto a Roma Capitale. È chiaro che questi sono più che altro Acea, ma non è escluso il discorso chiaramente che investe in maniera forte anche il municipio e Roma Capitale. La composizione senz'altro del, come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, a Groviera del sottosuolo, ecco, noi abbiamo via delle cave che, voglio dire, testimonia anche nel nome la presenza di cave, fumicoli di tufo, condutture rotte, perdita del sistema fognario, pioggia, gelo, sono tutte vibrazioni del traffico, sono tutte chiaramente situazioni che causano e sono tante volte determinanti, anche i lavori stradali malfatti chiaramente sono determinanti rispetto a queste situazioni. E perciò l'intervento come deve essere fatto? Per me deve essere forzato molto il tema della prevenzione, cioè un discorso che culturalmente è poco sentito purtroppo ancora in Italia. Pensiamo ai terremoti, pensiamo ad altre situazioni difficili, ma io dico anche alla sanità, sono tante le situazioni difficili che purtroppo non siamo riusciti a combattere con un discorso che io penso fondamentale anche in termini di risparmio, che è il discorso della prevenzione. Perciò in questo caso un discorso, ecco, di monitoraggio con una cabina di regia, con quello che vogliamo, è importante che si faccia un discorso, io penso non è che bastevole un incontro in commissione, è importante che noi riusciamo a ricostituire. Nel passato c'era stato un accordo con gli ordini dei geologi del Lazio rispetto a questo, ecco, e i geologi io penso che siano
è centrale come intervento quello di privilegiare un rapporto e una presenza dei georgi rispetto alle altre capitali di Roma e rispetto alle altre capitali d'Europa. È chiaro che la presenza dei georgi nelle nostre istituzioni è fortemente insufficiente rispetto, come ho detto, alla presenza dei georgi nelle altre capitali d'Europa, che in un certo senso studiano rispetto a questo problema e che insieme con la protezione civile, insieme con i cittadini che sono sentinelle nel territorio e che possono chiaramente aiutare in questo senso il discorso della prevenzione, io penso che si debba fare un grosso sforzo proprio per arrivare, come ho detto il tema preoccupa molto i cittadini, a una risposta forte e importante che deve soprattutto, come ho detto, mettere al centro il discorso della prevenzione, perché significa anche risparmio e significa un intervento serio, come ho detto, con figure che la protezione civile e gli uffici tecnici tutti insieme ai geologi possono veramente dare delle risposte più forti rispetto a questo tema. E poi chiaramente è il discorso della CEA, gli investimenti della CEA rispetto al sistema idrico. Rispetto invece alle strade del territorio, chiaramente voi sapete tutto, adesso senza parlare di sapere passato, presente e futuro, che voglio dire le strade soffrono nel territorio e le strade municipali soffrono fortemente, come soffrono fortemente le strade a livello cittadino, quelle che sono in gestione a Roma Capitale. Noi ci siamo espressi in sede di commissione privilegiata il discorso della messa in sicurezza sull'Afta, sulla Tuscolana, sulla Nannina, facemmo anche una risoluzione ad hoc per l'Afta e Tuscolana. Ecco, i membri della commissione, soprattutto il presidente e l'assessore, ricordano questa che è una situazione pesante che soffre il nostro municipio. Ecco, io dico pure Arco del Carretino, un'attenzione, Arco del Carretino è fortemente investito dal traffico cittadino, non solo municipale, voglio dire anche rispetto a questa è una situazione disastrosa nella quale vive la strada di via Arco del Carretino. Col tappabuche, voglio dire, c'è stato un intervento forte da parte di questo municipio. Io spero che il discorso sia condiviso pure, ma subito, a livello di Roma Capitale, perché voglio dire, rispetto a questo c'è stato comunque una, io non sono assolutamente distruttivo nelle cose, sono molto concreto come forza politica, abbiamo sempre messo al centro i temi la concretezza rispetto all'azione politica e rispetto a questo, ecco, voglio dire che dobbiamo intervenire e comunque impegnarci con forza rispetto alla sistemazione delle strade del nostro municipio e di quelle anche sollecitando con forza il Roma Capitale, le strade che sono come la via Nannini, voglio ricordare che fu fatta quella risoluzione un anno fa addirittura, ecco, e non c'è stata una risposta rispetto a quello. Poi voglio dire, ecco, rispetto al tema del capitale, ecco, una riflessione, sono passato a via Gasperina martedì e i cittadini hanno fatto vedere una buca profonda che si è aperta nel marciapiede alla fine di via Nannina, in prossimità di via Tuscolana, c'è un ristorante davanti, sì, via Tuscolana, e i cittadini hanno messo dei sbarramenti, cioè voglio dire una buca che si è aperta un anno e mezzo, due anni fa e che purtroppo, ecco, voglio dire, richiede l'attenzione, ma quante saranno le buche di questo tipo presenti nel territorio? Ecco, perciò un discorso di mobilitazione, un discorso di intervento, un discorso di riflessione rispetto a questo tema, perché ho detto è un tema che poi occupa fortemente i cittadini e c'è bisogno di una risposta importante, concreta e forte.
Consigliere Candido. Grazie Presidente. Allora, sarò breve perché io ho veramente necessità di capire, quindi preferisco far parlare chi magari sta già lavorando su questa tematica. Intanto Presidente, io prendo nota che l'assessore invece di lavorare deve aggiornare l'opposizione, lei quello che sta facendo non lo faccia, perché venga da noi, almeno ci dice quello che sta facendo, carissimo assessore, venga da noi, che ce ne va a fare sul posto a controllare. Detto questo, mi fa piacere che il movimento fa anche questo, sveglia le persone, cioè dopo 30-40 anni tutti quanti si svegliano, mi fa piacere, ma veramente immenso. E 30-40 anni di strade lasciate in eredità, senza sottofondo, con varie problematiche, e questo è quello che lo sapete, come diceva anche prima l'opposizione. Ora, il problema è questo, si è chiesto anche di prendervi delle responsabilità, non l'avete fatto, quando abbiamo chiesto, abbiamo approvato la presa in carico del manutentivo delle strade private a pubblico grazie, e non l'avete fatto. Ora voglio dire, sul territorio bisogna starci, non perché io passo una volta e vedo mezza buca e la dico ops, no, non è così, perché se uno ci stava sul territorio si rendeva conto che effettivamente le problematiche c'erano, ma che erano state anche risolte, e invece andiamo per un'ulteriore volta a non andare sulle fasi risolutive, ma cerchiamo di così spronare questa amministrazione, che va bene, non c'è bisogno, lo fanno già, non credo che ogni volta dobbiamo stare a fare delle polemiche inutili. Quando passava, sono 11 voragini nell'anno, vi siete ricordati subito di chiedere sta cosa, ma potete chiederlo in commissione, non l'avete fatto, ma mettiamo caso che diciamo il presidente della commissione era talmente burbero da non voler neanche convocare questo tipo di commissioni, avreste potuto farlo prima, quello che avete fatto oggi, no? E invece no, 11 voragini sono passate. Vorrei ricordare che ci sono pure delle voragini lasciate dalle scorse amministrazioni, ma va bene, faccio l'esempio, se non c'era Umbra, non so se ti dice qualcosa, comunque. Io la cosa che dico è, noi abbiamo 450.000 metri quadri di cavità, con tubazioni del Novecento, del Novecento. Ora mi viene da dire che... Del Novecento anno. Consigliere Ciancio, per favore, consigliere Ciancio. Allora io... Consigliere, lei dovrebbe saperlo bene. Non è un dibattito. È la dimostrazione di quello che dico, che voi fino a oggi non sapevate neanche di che cosa stiamo parlando. Perché se voi ragionate sotto questi termini, allora io le dico questo, ci credo che so del Novecento se tubazioni. Basta, non è un colloquio, vado avanti, consigliere Candiglione. Consigliere Ciancio, la devo richiamare? Bene. Allora, la realtà è proprio questa, Mi richiamo, consigliere Ciancio. Vado avanti. Allora, dicevo, se le tubazioni sono vecchie, è perché comunque non si è sollecitato prima, come diceva prima di Ciacea. E noi ci siamo fatti un anno e mezzo. Noi dovevamo venire qua, avere la bacchetta magica, prendere tutti per cravattino. Quello che loro non sono riusciti a fare per 30-40 anni, noi lo dovevamo fare in 5 minuti, un anno e mezzo. Questa è la realtà. Sono stati 30-40 anni di nulla che hanno portato poi a queste problematiche. 11 voragini, strade senza sottofondi, ma di che cosa stiamo parlando?
per carità, io ringrazio la Presidente e l'Assessore che invece si stanno dedicando, e laddove nelle scorse amministrazioni che non hanno fatto i trasporti, invece adesso stiamo facendo le strade. Grazie. Altri interventi? Consigliere Armani. Vorrei l'obbligo, buongiorno a tutti, in due parole. La questione di legalità non è nuova adesso, ma è molto, molto vecchia. Mi è capitato a me personalmente a Piazza Lodi, quindi già qualcuno l'ha detto, è stato un intervento, una segnalazione quasi stupida da parte dei cittadini, c'è una buca, invece sotto c'è la lavoraggine che ci ha dato un pullman, ma questo risale già di passi anni fa, quindi non è cosa nuova quella dell'apertura di queste voragini. Certo, fare un controllo sul territorio minuzioso da poter risolvere i problemi penso che sia abbastanza difficile. Ricordo un episodio quando Alemanno è stato eletto sindaco, è uscito fuori il Tevere, la colpa era da Alemanno perché il Tevere è uscito fuori, no? Quindi adesso se si aprono le porte è colpa di questa amministrazione. È così che va il tempo che noi percorriamo. Quando c'era la buonanima d'Andreotti si diceva piove governo ladro, oggi si dirà la stessa cosa. Quindi presuppo che sia abbastanza, vuoi dire, starci a rimproverare l'uno con l'altro, no? Quali provvedimenti si possono prendere? Certo, se si prende un provvedimento su circonvallazione Appio, su via Tommaso Portigliocca, si apre una voragine su via Tommaso De Celano, a chi è la colpa? È tutto suo che si, purtroppo si sgretola, e fare causati su tutta la zona mi sembra una cosa abbastanza difficiletta. Naturalmente la mia raccomandazione, io parlo sempre in modo personale, raccomandazione è di stare un po' con occhio più attento, proprio vigile, che visto che io ci ho stato, proprio così, si è aperta una piccola buca, andiamo ad accertare quella buca, che cosa c'è? Perché quella buca, se è una buca meno pericolosa dell'altra, poniamoci più attenzione. Questo, la raccomandazione è proprio questa, un'amministrazione che oggi sta al governo del territorio presumo debba farsi carico anche di questi accertamenti che vanno fatti costantemente e giornalmente sul territorio. Penso ci sia poco altro da dire, perché se nevica ad agosto qual è? È colpa vostra, voi state a governare, non fate nevicare, ma qual è il problema? Questo è quanto purtroppo si verifica negli anni. E che dobbiamo fare? Il territorio è questo, non lo possiamo cambiare. Cerchiamo di porre un po' più di attenzione nell'accettare magari determinati affallamenti. Io stamattina sono uscito da casa e costantemente noto quando piove che c'è un mare di acqua su, vi dico pure la via di Cigliottolone e Piano Piglione. Si forma sempre un lago di acqua. Quello è normale che sotto qualcosa provocherà quell'acqua quando va nella terra, no? Si sgretola sotto, quindi la macchina che passa troverà il vuoto. Ecco che queste cose, se si prevengono, probabilmente non succede assolutamente niente. È stato segnalato varie volte, c'è un cittadino che mi ha detto sono 10 anni che ho fatto una segnalazione, nessuno ha preso provvedimenti su un tombino proprio in quella lì, in quella strada, e nessuno ha preso provvedimenti. Cerchiamo di porre attenzione su quello, poniamo attenzione su quello. La raccomandazione nostra è quella di cercare di risolvere i problemi nel migliore dei modi. Grazie. Altri interventi? Consigliere.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. No, semplicemente per ribadire, ma tanto diciamo, abbiamo dimostrato quanto sia inutile voler discutere nel merito delle questioni, ma per ribadire la premessa che aveva fatto la capogruppo del Partito Democratico, la consigliera Mitrotti, ovvero che siamo qui per capire che cosa sta succedendo, perché per stessa ammissione della Presidente del Municipio che ci ha spiegato appunto che in 10 anni si sono aperte in due anni si sono aperte 10 voragini e che questo diciamo rappresenta un fenomeno particolarmente preoccupante che ci interessa capire quello che sta succedendo e che dimostra che il problema non è una questione che riguarda gli ultimi 30-40 anni come invece si vuole polemizzare qui. Il tema è che cosa sta succedendo in questo territorio negli ultimi 2 anni e non è, io non penso che sia diciamo una coincidenza astrale, per cui per tranquillizzare anche il consigliere Candigliota, non pensiamo che qualcuno nel momento in cui avete vinto le elezioni ha cominciato a picconare le strade per creare le voragini. Vogliamo semplicemente capire che cosa sta succedendo e appunto è la Presidente del Municipio che nel suo comunicato stampa stesso ha appunto dichiarato giustamente la sua preoccupazione rispetto a questo fenomeno e quindi la richiesta di questo Consiglio straordinario viene proprio perché la nostra richiesta è quella di risolvere insieme questo problema, nella consapevolezza che non possiamo risolverlo solo qui e solo noi. Però, come al solito, diciamo, il consigliere Candigliota si fa sempre riconoscere perché capisce diciamo, la questione e la serietà di questo argomento. Anche perché, a differenza di quanto è stato detto, noi abbiamo chiesto di discutere di questo tema in commissione, così come abbiamo chiesto in commissione di discutere del tema delle buche, che è sì un tema diverso da quello delle voragini, ma il problema è che poi spesso in questa città l'emergenza buche sta diventando un'emergenza voragini, ma soprattutto invece questo, per rifarmi sempre alle parole della Presidente del Municipio, quello che ci preoccupa e che ci interessa più che altro è che se per coprire e risolvere il problema di queste 10 voragini si fa riferimento ai fondi municipali, non c'è dubbio che chiaramente questo incide anche sulla capacità di questo municipio di mantenere le altre strade e quindi questo è diciamo, un argomento che dobbiamo affrontare. E quindi semplicemente per ribadire che il problema non è solamente stare sul territorio e fare la conta di quante buche si stanno aprendo, perché se no non avremo tempo di stare qui. Il tema però è che questo è il luogo in cui si devono risolvere i problemi e quindi sì, Assessore Vivace, noi le chiediamo ancora una volta di venire in commissione quando viene invitato, così come la ringraziamo di essere qui oggi, perché pensiamo che le due cose, a differenza di quanto sostiene qualcuno, non siano assolutamente in contraddizione, ma che anzi il suo lavoro debba procedere in parallelo. Siamo qui oggi per parlare di questo tema. Io mi ricordo quando appunto non ero consigliere del municipio e quando 30-40 anni fa ancora non c'ero, perché ne ho 28 di anni, mentre qualcun altro invece 30-40 anni fa aveva già votato anche tra di voi chi i problemi di questa città li ha creati, perché sennò sembra che tutti voi avete avuto il diritto di voto solamente da quando esiste il Movimento 5 Stelle e invece ognuno deve assumersi anche delle responsabilità anche nel tempo in cui non era dentro le istituzioni, come io faccio rispetto ad un partito che esiste da prima che io lo votassi. Però mi ricordo da cittadina di questo municipio e non da consigliera quanto avete sparato sull'apertura delle voragini appunto che venivano citate come quella di via Nocera Umbra o via Genzano. Ecco, noi a differenza vostra, questo lo posso dire, invece di stare lì in questo momento a fare campagna elettorale sulle incapacità di un'amministrazione di risolvere i problemi, abbiamo deciso di stare qui, di discuterne con voi e di volerci assumere tutti insieme le nostre responsabilità. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere De Poli.
consigliere che mi ha preceduto, sì, è vero, nell'arco dei 30-40 anni che io ovviamente ho vissuto, io mi assumo le responsabilità del mio voto, tanto è vero che oggi, se sono del Movimento 5 Stelle, perché il mio voto è andato a vuoto. Io ho dato fiducia a delle forze politiche proprio perché dovevano risolvere dei problemi, ma li hanno risolti, e quindi il mio orientamento è cambiato. Ecco perché credo, a nome di tutti, il Movimento 5 Stelle nasce proprio per questo, dalle delusioni dei cittadini che hanno dato fiducia agli altri partiti. Volevo informare che domani a Palazzo Chigi ci sarà una conferenza stampa dell'ISPRA, che è un ente che ha fatto degli studi dal 2008 proprio sui tecnicamente sinkholes, così vengono chiamate le voragini. E sono stati fatti degli studi, fino adesso quello che è emerso è che negli ultimi 15 anni, e non due anni, negli ultimi 15 anni c'è stato un forte incremento appunto di questi fenomeni. La parte orientale di Roma, quindi alla sinistra del Tevere, è quella più critica, almeno da quello che si rileva da questo studio, e le cause di questi fenomeni, sono dovute non solo alla perdita idrica delle tubature acea, ma come già mi ha preceduto il consigliere Cantigliota, proprio dalle tubature molto antiche e degli acquedotti antichi. Quindi è un problema non derivato all'età moderna, ma già parte addirittura dal 1875. Furono dal 1875 al 2014 ci sono stati 2620 casi. Quindi è un fenomeno importante. Sono d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, dobbiamo lavorare insieme, perché qui è un problema molto molto urgente e importante, e soprattutto un problema che si è portato avanti per tanti anni, quindi man mano si è peggiorato, quindi è ovvio che dobbiamo metterci tutti insieme e cercare insieme anche all'assessore di trovare una soluzione, una strada da percorrere, perlomeno per cercare di evitare delle tragedie, perché fino adesso siamo stati fortunati, questo è vero, però purtroppo la realtà è questa, cioè Roma è di tutta cava. Se andiamo a pensare che ci sono addirittura dei siti archeologici nel sottosuolo, e tra l'altro queste cavità che noi abbiamo nel sottosuolo e questi sprofondamenti che si verificano sono oltretutto provocati da eventi piovosi intensi, quindi anche gli agenti atmosferici vanno a peggiorare la situazione. Quindi mettiamoci insieme e cerchiamo di trovare un percorso condiviso, senza fare polemiche, senza dire io non sono quella che dice ma 30 anni fa, ma 2 anni fa, ma 5 anni fa. È una realtà che c'è sempre stata. Allora, ci troviamo in questa situazione molto difficoltosa e molto critica, mettiamo insieme tutte le nostre forze, le nostre idee, le nostre informazioni, i nostri studi, e cerchiamo di darci una mano, perché qui siamo tutti cittadini e tutti abbiamo una responsabilità, maggiormente noi che siamo stati eletti. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Sperinato. Grazie Presidente, signori consiglieri. Presidente Rozzi, assessore. No, io questa mattina volevo serenamente e pacatamente cercare di fare un po' il punto della situazione. È importante che il Partito Democratico, la minoranza di questo municipio, ha voluto fare un consiglio straordinario su quello che sta succedendo in questa città. Io penso che non ci siamo accorti degli interventi, mi sembra che va tutto bene. Tutto a posto, sì, ci sono qualche buca, così, ma noi questa mattina abbiamo chiesto un consiglio straordinario sulle buche, sulle voragini, sulle buche, sulle criticità del trasporto, della viabilità, delle buche.
delle foglie, delle gatitoie, è un'opportunità che diamo all'assessore e alla Presidente di fare chiarezza, di tranquillizzare queste città, di dire che cosa stanno facendo. Quando uno passa e vede che c'è la strada sfasciata e il giorno dopo vedi le strisce sulla strada, non si fanno le strisce quando piove, si aspetta che l'asfalto si asciuga e poi si fanno i tappetini così sulla strada. Ma io capisco, dice, non ci abbiamo i soldi. In questo momento la maggioranza del Comune di Roma e la maggioranza di questo municipio, a differenza, la consigliera Lozzi si ricorderà che io non ero tenero con l'assessore Morgia, assessore ai lavori pubblici, non ero tenero con la Presidente Fantino e neanche con Medici. Quando vedevo un problema non lo dicevo nelle segrete stanze, lo dicevo in consiglio, e la consigliera Lozzi se lo ricorderà benissimo quante litigate furibonde abbiamo fatto per le strisce pedonali. Se lo ricorda la consigliera Lozzi, no? Perciò in maniera serena questa mattina, se ci volete spiegare, perché giustamente quando io non faccio parte della Commissione dei Lavori Pubblici, ma se gli assessori venissero di più in commissione in maniera costruttiva, io capisco che voi avete una maggioranza schiacciante e non ci abbiamo nessuna possibilità d'appiglio, la minoranza, anche certe volte la minoranza è alcuni della minoranza la sono accomodati, ma ben venga, nessuno vuole dire che la buca è di destra, di sinistra, di centro o pentastellata, la buca è la buca, dobbiamo risolvere un pericolo perché siamo stati fortunati in circolazione muscolare, perché passava un motorino un secondo prima, una moto un secondo prima, sarebbe stata una tragedia, un figlio, un nostro fratello, un nostro padre, eccetera eccetera. Perciò non ha colore politico, però una buona amministrazione, io avrei fatto così, avrei sospeso il consiglio, avrei convocato tutti i partiti. Abbiamo che tra un po' scoppieranno le foglie, perché ci sono le nostre foglie che hanno 50 anni. Abbiamo nel 2002 l'assessore Giancarlo D'Alessandro, il presidente del settimo, dell'ex decimo, dell'ex undicesimo, abbiamo fatto una commissione straordinaria invitando la CEA, il SIMU, i direttori dei dipartimenti per fare la copertura dell'almone, così si possono fare gli imbocchi in fogna. Stanno nascendo, ci sono imbocchi in fogna che sono insufficienti. Adesso non la voglio fare lunga, il problema erano le voragini. Noi, se questa mattina, e ringrazio della presenza dell'assessore, e non deve essere una critica, è un'opportunità che abbiamo voluto fare non solo per noi ma anche per voi. Io capisco che spesso in aula qualche volta alcuni consiglieri o in commissione alcuni consiglieri parlano da assessori perché hanno vissuto il lavoro di giunta, ed è giusto. Io criticavo quando la Fantino faceva le giunte con i tre assessori suoi amici personali, invece vedo che qualche volta qualche consigliere interviene dicendo delle cose che solamente se ha vissuto la giunta può dire. Perciò ben venga, questa mattina non è un consiglio contro, è a favore della cittadinanza, per cercare di capire che è prevenire che poi curare. Per fortuna siamo stati fortunati, perché la voragine che abbiamo visto quando abbiamo abbandonato l'aula per andare a vedere cosa, perché meglio una cosa vista che cento raccontate, cosa poteva succedere? C'era la parrocchia lì davanti, i bambini uscivano dal catechismo, dalla scuola, ma comunque cosa noi dobbiamo, che lo stiamo cercando in maniera costruttiva, inutile mentre se a fare è colpa di. In questo momento state governando, fortunatamente avete maggioranza al comune e maggioranza al municipio, potete fare quello che se noi vi stiamo suggerendo un metodo di lavoro. Perciò, e chiudo qui e ringrazio, spero che l'assessore possa spiegarci cosa
stanno prevedendo insieme al SIMO, insieme, hanno capito tutti gli istituti di dipartimento, questa gente che è arrivata nuova. Io capisco che poi alla fine un po' di umiltà nell'affrontare i problemi, no? Che io so io e te non sei niente. Perché noi abbiamo un po' di esperienza e, come ripeto, non abbiamo mai fatto niente per interesse personale. Perché l'abbiamo visto nelle scorse consigliature, e qui nelle scorse consigliature la Presidente oggi se lo ricorderà, non abbiamo fatto mai sconti all'ex assessore delle politiche. Grazie. Per richiamare il regolamento, mi scusi. Articolo 65. Sì, grazie. In merito? La citazione della consigliera. Grazie. Allora, niente, sarò molto breve perché tanto mi sembra di essere stato abbastanza chiaro prima. Il fatto che l'assessore debba necessariamente venire in commissione dal momento che sta lavorando sul territorio, su quello che è stato fatto in passato, è una necessità. Quindi è normale che l'assessore o lavora sul territorio, e io non lo vedo mai perché sta sempre sul territorio. Poi sto sempre, lei sta sempre sul territorio, ed è palese, insomma, ogni tanto vediamo un video, quindi poi c'è anche la prova tangibile. Quindi sono due le cose: o l'assessore sta in commissione oppure va a risolvere il problema. Quello che poi sembra, che uno dice, ma sembra che va tutto bene, no, perché se sta sempre in giro evidentemente non va tutto bene. Io oggi non c'era niente da fare. Allora, io direi che la chiudiamo qui, perché non si riesce a fare, chiudo per favore, le ho dato un minuto. Io credo, perché tanto ho capito che non c'è la volontà anche di capire le situazioni. Quindi io una cosa che dico, quando mi si dice umiltà, ci vuole anche umiltà nel riconoscere gli errori del passato. Grazie. Bene, andiamo avanti. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Grazie Presidente. Allora, per un attimo rispondere un po' alle situazioni che sono state fatte, però prenderò poco tempo perché il rischio di dare magari più spazio alla Presidenta e all'assessore, la discussione sulla propositività di questo consiglio straordinario. Allora, per quanto riguarda il governo della delega, ovviamente, permettetemi di dire che è vero che purtroppo delegando con un voto poi è difficile, insomma, che le cose vadano nel verso giusto. E chiaro, votando poi succederà qualcosa, perché magari purtroppo questo problema non è vero con nessuno, per cui un invito un po' a tutti, oltre a votare, poi seguire un po' le cose del territorio, insomma, della cosa pubblica, ma essere il sindaco dei 10 metri che ci circondano. Per quanto riguarda Alemanno e le vecchie amministrazioni, è vero, succedeva questo. Ma la differenza è che noi non chiamiamo l'esercito, noi facciamo un lavoro di squadra con il consigliere, con l'assessore e con le partecipate stesse, perché incontriamo, l'assessore incontra queste partecipate, CEA, e i dati che sono dall'altro di una conferenza stampa che avvenne l'8 settembre del 2017, CEA ha visto appunto che abbiamo circa 5.400 km di canalizzazione per la rete questa d'Europa, e praticamente il 98% di questa rete è stato ispezionato dopo che è stato cambiato il CDA dalla sindaca. Cambiamento di CDA che ha portato diverse polemiche, addirittura impatto sulla borsa, in cui la CEA perdeva e via dicendo. Fatto sta che dopo quel cambiamento sono stati fatti dei lavori sui manufatti, sulle reti e sugli impianti, per cui sono state riparate 1.145 perdite, 1.140 perdite,
88% di monitoraggio urbano da 16.000 chilometri, 16.000 non fatti, 12.600 sono stati riparati. Per poi parlare del caso Cesso, sono altre informazioni. Questi interventi che sono stati fatti da ACEA dopo il cambiamento del CDA, quindi con una spinta che ha dato questa giunta capitolina, sono costati 5 milioni di euro per avere dei risultati, insomma, abbastanza importanti, perché queste percentuali, poi andate a vedere anche su, a parte la conferenza stampa, ma anche alcune misure pubbliche su altri quotidiani, cioè hanno portato diversi vantaggi. E questo costo di 5 milioni di euro rispetto a quello che il precedente CDA ha speso per il cambiamento dell'oro di Acea, che è 7 milioni, cioè questo rappresenta veramente un cambiamento di atteggiamento della partecipata rispetto ai problemi del territorio, no? Per cui non è che cosa avete fatto? Noi abbiamo cominciato a fare questo. La differenza è nell'approccio ai problemi. Qualcuno prima diceva che noi abbiamo sistemato una goccia in mare, è vero, è tessuto, però non è che non ci sono, ma è l'atteggiamento e la postura che abbiamo rispetto a queste problematiche che sono risultate. È chiaro che non sarà una cosa che si torna in 100 giorni, ci vorrà il suo tempo, ma l'approccio è diverso. Quello che facciamo come squadra, sia a livello municipale, sia con i partimenti, sia con le partecipate, è diverso rispetto a quello che si faceva all'interno. Quindi lasciamo stare il discorso della... Cioè, è vero, sì, ci sono le prime, allora sono tante, ma quello che sta succedendo soltanto in questi 10 giorni per togliere le emergenze, o per esempio con l'acquisizione di questa macchina, a livello municipale, poi sarà... questa questione passerà a livello capitolino, nel senso anche a livello capitolino stanno facendo dei tasti per utilizzare questa macchina in maniera più importante. Che altro volevo dire? Ecco, rispetto alle due voragini che ci sono state in passato, che era Umbra e Cinzano, voi guardate il tempo che ci si impiega adesso, questo ritornando al cambio del cambiamento, quanto ci mettiamo a chiudere una voragine così rispetto ai 4-5 anni che ci sono voluti per il Cinzano, dove c'era Umbra, voragini che hanno fatto chiudere attività commerciali, perché a via Genzano c'erano attività commerciali che hanno chiuso perché c'era la recinzione che non permetteva l'utilizzo dell'attività commerciale. Quindi insomma, quindi ripeto, Alemano, Vicciano, via dicendo, la cosa importante credo che sia il cambiamento di atteggiamento. Questo poi adesso lascio la parola a chi ne dirà per eventuali dettagli tecnici, cioè gli impegni di bilancio, le strategie, tutto quanto che sono magari più compito, diciamo, dell'assessore della. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, consigliere Cercone. Io so che Ferrari non intervento, però arriva anche lui. Allora, io dico che sono passati più di 100 giorni, ma il problema che oggi Fratelli d'Italia espone non è semplicemente quello di attappare le buche, ma sono i criteri con i quali scegliamo quali strade fare per prime e quali non fare, perché a me lascia abbastanza perplessa quando andiamo solo su segnalazioni, per cui se arrivano 1000 segnalazioni, il criterio qual è? Quello che conosco meglio, cioè la persona che conosco meglio me l'ha segnalata, le riunioni che fa un partito piuttosto che un altro, in base a che noi andiamo a scegliere, perché questi criteri dovrebbero passare e soprattutto essere conosciuti da noi e dai cittadini. Purtroppo ad oggi nella Commissione Controllo e Garanzia, quando ci siamo occupati degli appalti di manutenzione, ci è stata inviata dagli uffici una lettera con la quale si fa riferimento a diverse determinazioni dirigenziali. Queste determinazioni dirigenziali non sono neanche pubblicate sul sito. Meno male che c'è trasparenza in municipio, perché se noi oggi cerchiamo le determinazioni dirigenziali ce ne sono più di 300, e io ho fatto un controllo esclusivamente da ottobre 2017 a novembre 2017, in cui le determinazioni dirigenziali non sono pubblicate. E questo lo dico perché poi quando si va a parlare di trasparenza, io mi chiedo qual è la trasparenza? Perché io le determinazioni dirigenziali e le modalità e i perché e per come vengono tappate determinate strade piuttosto che altri, oggi, dopo 2 anni
che siamo in municipio, ancora non le conosco. E non solo non le conosco io di Fratelli d'Italia, ma non le conosce neanche il cittadino. Detto ciò, io la seguo, assessore, su molto... la seguo con piacere, perché i video sono importanti, poi però c'è una sede, che è quella istituzionale, all'interno della quale devono essere riportati i problemi e all'interno della quale poi vanno anche valutate le azioni che vengono poste dall'amministrazione. Quindi non basta farsi il video su Facebook e mandarlo, perché tante persone hanno Facebook non lo seguono, ma soprattutto seguono però magari le registrazioni del Consiglio o seguono i verbali della Commissione, e forse quelle sono le stesse deputate a parlare di questi problemi. Io ho letto sul suo profilo, perché attualmente a me non risulta che sia stata consegnata ai consiglieri una lista degli interventi che sono stati fatti. Io leggo per esempio che lei ha parlato di una macchina tappabuchi passata per via Cortichiocca, via Saragusa, via Taranto, via Cireale, via Etruria, via Cortichiocca, via Comezia, via Tuscolana. Lo sa che in tutte queste ci sono ancora buche? In tutte queste strade che lei ha citato, che io sto recitando, il problema non è risolto. Via Cireale è a rischio veramente morto. Ci sono delle voragini enormi. La mia domanda è: avete fatto metà strada, solo alcuni civici? E poi noi sul sito diciamo che abbiamo fatto tutto quanto, perché se lei passa per via Cireale è bombardata, non è che c'è una buchetta, bombardata. Non solo, in più occasioni è stato fatto presente che il problema, e sentivo pure ne parlava il consigliere prima di me, deriva da ACEA, anche per molte, per diverse perdite che ci sono state. I cittadini hanno segnalato per tantissimo tempo una perdita d'acqua tra Via Gaglia e Via Tracia. Ci abbiamo messo più di un mese per andarla a riparare, ma non ce la mettiamo, ci stanno le buche o le voragini, perché se ci mettiamo più di un mese è evidente che non è un intervento tempestivo. Non solo, c'è addirittura un'altra perdita sempre segnalata da diverso tempo a ridosso delle mura, nel parco lineare delle mura. Aspettiamo il tramino anche le mura, perché il problema è vero che negli anni poco è stato fatto, molti problemi derivano da CEA, ma non mi sembra che dal cambio di dirigenza CEA ci sia stato anche un miglioramento negli interventi che sono stati fatti o che vengono fatti. Quindi i problemi sono diversi, e i problemi riguardano A, la tempestività dell'intervento, e ne ho citati due. Queste sono due perdite che secondo me, io non sono un tecnico, ma secondo me causeranno tantissimi problemi, e uno sprofondamento quasi assicurato nelle zone in prossimità, perché dopo che un mese l'acqua stessa è evidente che si sosterrà, che prima o poi crolla, diciamo, la pavimentazione. E poi le altre buche e le altre strade che le ho citate effettivamente sono un problema. Noi abbiamo utilizzato una macchina tappa buche e noi le buche su queste strade ancora ce le ritroviamo. Ma soprattutto è possibile che questo consiglio, che è un consiglio, doveva essere scritto, mi permetto di dire, straordinario, chiesto dalle opposizioni, quindi siamo noi che chiediamo di rendere conto. Un'amministrazione trasparente dovrebbe portare in commissione tutti gli atti e dire: signori, questa è la situazione, noi ci stiamo muovendo così. Invece ad oggi è l'opposizione che chiede: che state facendo? E se l'opposizione chiede: che state facendo? Perché c'è poca trasparenza. E la poca trasparenza passa da non sapere i criteri. Perché io le potrei chiedere oggi, su Via Etruria, quale tipo di lavoro è stato fatto? Che Via Etruria, come Via Cireale, è un'altra strada bombardata. Ma le dirò di più. Se lei mi dice che c'è passato, perché sulla sua pagina Facebook lei mi dice: siamo passati, abbiamo risolto il problema a Via Etruria, io le dirò. Perché Etruria è una di quelle strade citate in cui la macchina tappa buchi è passata e oggi ci sono ancora i buchi. Quindi o la macchina è cieca perché non ci vede dove devono andare i buchi, o chi ha fatto il lavoro, o chi lo dice, si rivendica un lavoro che non è stato fatto, perché due sono i problemi se i buchi ancora ci sono dopo che è passata la macchina. Detto questo, gliele dirò di più. Problema anche, avete fatto anche lavori sulle strisce pedonali, anche quelle sono sbiadite. Quindi diciamo che i problemi sono sia sulle buche, ma un problema di sicurezza generale. Altro punto, via Tuscolana, anche questa, martoriata,
ci passa qualcuno con un motorino, vogliamo fare la ciclabile, ci passa qualcuno con la bici, si ammazza. Poi, via Gallia, è stata chiesta e richiesta, ma io dico, non è che le cose devono essere fatte domani, dovevano essere probabilmente non fatte, ma organizzate. Cioè, a me sembra che il problema di questo municipio, io sono qua dal 2013, quindi sono 5 anni, non è tantissimo rispetto ad altri consiglieri, non è neanche una legislatura, è una legge, è una consigliatura praticamente. Il problema di questo municipio è che qui non si capisce cosa è stato fatto, quanto abbiamo speso per farlo e quello che dovremo fare. Cioè, non c'è una programmazione, non c'è una programmazione. E questa è la cosa che purtroppo ci rende ancora di più. Perché un conto è l'intervento della macchina tappabuchi e va benissimo sullo straordinario, perché questo voi mi direte, è tutto straordinario. Beh, no, tutto straordinario, non tutto straordinario, no, perché sappiamo le buche, mettiamole in sicurezza, però poi su tante strade c'è la possibilità di fare una programmazione ordinaria. Era possibile che io in due anni, non ho ricevuto come consigliere, e penso come me tanti altri, una programmazione di quello che a livello di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria stiamo facendo? Probabilmente è questo quello che manca, una programmazione. E le dirò di più, vista la vostra capacità di intervento, io mi aspettavo un po' più di chiarezza. Perché io ci mi racconta che l'avete fatta, ma che purtroppo il mondo intero non la conosce. Perché non la conosce l'opposizione e tanti cittadini non la conoscono. Perché tanti cittadini continuano a chiedere interventi e quando dici perché una strada piuttosto che un'altra, perché una strada piuttosto che un'altra, i criteri non sono qualcosa a caso. Perché io oggi non potrei non sapere che dire. Probabilmente, come ha chiesto la Presidente sulle strisce pedonali, segnalateci le strisce che dobbiamo rifare. Perfetto, e se ne segnaliamo, ripeto, 2000, qual è il criterio per rifarle? Quello che c'è più amico o il municipio ha stabilito un criterio più oggettivo? Perché quello è un problema, perché se il criterio è quello dell'amico che mi sta più vicino, io lo posso contestare. Se mi si dà una motivazione tecnica, io posso anche essere d'accordo. Ma questi lavori vanno fatti sempre nelle commissioni. Se noi facciamo nelle commissioni, cosa che non è successa in questo periodo, soprattutto dei lavori pubblici, noi in commissione andiamo e buttiamo tempo, perché non facciamo il bene dei cittadini. Non solo buttiamo tempo, ma visto che ci tenete tanto, ci lavoro tanto anche io dei fondi pubblici, buttiamo anche tanti fondi pubblici. Però la cosa delle commissioni dovremo lavorare, ma dovremo portare questi argomenti. Non basta un video su Facebook, non basta la lista della spesa con le strade rifatte, perché io me le sono rifatte una per una e gli ho citato quelle che non erano state fatte bene. Non è sufficiente, e non è neanche sufficiente che la prima la facciamo fare e poi ci accorgiamo che il lavoro è sbagliato, perché il lavoro va collaudato. E quindi sul posto ci deve essere qualche tecnico che controlla quello che è stato fatto e che dà l'ok alla strada, perché se noi per ogni strada, come sta succedendo, la vita sbaglia il lavoro e poi dopo un mese, dopo due settimane ci accorgiamo che la strada è sbagliata, possiamo anche richiamare la ditta, ma chi parla del disagio che noi creiamo ai cittadini? Purtroppo questi sono, assessore, tutti argomenti che vanno trattati. Io mi auguro per l'ennesima volta che tanti di questi argomenti non ci sia bisogno di un'opposizione che imponga un consiglio straordinario, perché in questo caso è l'opposizione, lo ripeto, che ha imposto un consiglio straordinario per parlare di questo. Ma parlare di questo dovrebbe essere l'ordinario delle commissioni, ed è un metodo che non va bene, e mi dispiace, è un metodo che a me ricorda molto bene quello della Fantino, che si faceva le cose in giunta per conto suo e poi in aula non si sapeva nulla. E ricordo anche molto bene che la Presidente era arrabbiata, almeno se non più di me in questo momento, però si stanno ripetendo gli stessi errori. Allora, se si chiede collaborazione dall'opposizione, ho finito, non si preoccupi, smetto di parlare se no posso danneggiare troppo l'immagine. Posso chiedere il richiamo visto le... non ha sentito, ok. Perché a noi ci richiamano sempre, no, quando ridiamo, però qua ne no, perché mi preoccupava che dovevo... dopo la terza volta, quindi magari la posso lasciare qua. Ok,
finisco. Visto che la Presidente si preoccupava del tempo che terminava, l'ho terminato, Presidente, perché penso di aver spiegato molto bene i difetti che questa amministrazione e questa giunta stanno portando avanti. Sono scelti anche su un'altra cosa, che queste notizie non le abbiano neanche i consiglieri di maggioranza, proprio come succedeva con la Fantino. Esiste la giunta, si fanno le cose per conto loro, tappano qualche buca e poi ci si rivende ciò che non ha. Invito tutti a fare un giro su Via Aci Reale. Via Aci Reale è bombardata. E se andate sul sito, scusate, ho concluso. Sono d'accordo con la consigliere, il consigliere Tricupi mi ha detto non è l'unica, è vero, sono tante le strade bombardate. L'unica differenza è che quella è stata detta dall'assessore che sono state tappate le buche. Allora non possiamo scrivere una cosa che non è vera su Facebook e non possiamo non passare dalle sedi istituzionali, che sono quelle del Consiglio e quelle delle commissioni, per parlare di cose fondamentali che sono la progettazione, perché senza progettazione è inutile che parliamo di straordinario. Dobbiamo progettare, lo straordinario è un'altra cosa, cioè possibilità di progettare. Noi oggi non lo stiamo facendo. Grazie. Sì, allora lascerei la parola alla Presidente. Intanto buongiorno a tutti, sono contenta che abbiamo aspettato l'intervento della consigliera Cerconi, perché da ex pallavolista mi ha alzato la palla e lo posso schiacciare tranquillamente. Allora, partiamo da un principio, intanto la illumino così perlomeno sa la trasparenza della nostra amministrazione. Le DD chiederemo agli uffici, come più volte fatto, di pubblicarle tutte. Ad oggi tutto ciò che viene fatto nella giunta lo potete vedere pubblicato dalle memorie a qualsiasi cosa sul sito, cosa che prima non avveniva. Non solo, la rassicuro, io ogni lunedì mi incontro con i miei consiglieri di maggioranza e tutti i miei assessori li aggiornano su cosa stiamo facendo. Siamo disponibili a venire chiamati nelle commissioni e nei consigli a raccontare. Avete la possibilità da legge di accesso agli atti su qualsiasi cosa che vi vengono forniti, così come le interrogazioni, e veniamo a rispondere. Per quanto riguarda la programmazione, la illumino anche su questo, perché magari se in futuro dovesse diventare lei Presidente, la straordinaria è la programmazione della città, l'ordinaria è il pronto intervento e il rifacimento base di alcuni manti stradali. La città si programma sugli investimenti e quindi sulle manutenzioni straordinarie. La illumino anche su questo. La tappa buche è un intervento ordinario. Tappare le buche non significa avere la palla da biliardo, significa rimuovere l'emergenza su alcune strade, per metterle in sicurezza, e non è detto che poi non ci si debba reintervenire, in attesa di poter fare una programmazione. Ad oggi gli interventi sulle buche, visto che sono messe in sicurezza urgente delle strade, viene gestito in collaborazione con la polizia locale, perché loro hanno le segnalazioni dell'immediato pericolo e cercano di si mettono in contatto con la ditta per andare a sistemare e a rimuovere momentaneamente il pericolo. Logicamente è in base alle dimensioni nella buca, perché rifare completamente una strada è tutta un'altra cosa. Veniamo al rifacimento delle strade. Noi, proprio perché abbiamo pensato come amministrazione che da tanti anni, da sempre, Roma è nata male, ma non per colpa di uno o l'altro. È così, Roma nasce male, dal centro alla periferia, spesso senza regole, perché i problemi di strade li troviamo al centro, non solo per mancata manutenzione, ma anche perché all'epoca, nei tempi, manco sono mai state fatte a norma e a regola d'arte, e nelle periferie, nelle zone ex abusive, sono nate proprio in maniera assolutamente spontanea. Noi abbiamo 1240 strade tra nostre e dipartimentali, quindi viene da sé che programmare anche gli interventi di rifacimento può dare delle risposte non visibili a tutti. Noi, quando siamo entrati, abbiamo detto, finora ci si è concentrati, o meglio, gli uffici spesso la risposta che davano era: non ci sono fondi, le strade non le possiamo fare, dobbiamo andare a tappare le buche. Me ne date atto tutti, perché chi era qua da più tempo per riuscire a vedere rifatta una strada doveva mettersi in fila al ufficio competente e supplicare un intervento di rifacimento completo delle strade. Noi ad oggi abbiamo impostato in modo diverso, abbiamo detto una parte dei fondi li dedichiamo alla messa in sicurezza e al pronto intervento laddove c'è l'emergenza, una parte dei fondi
li mettiamo nel rifare strade. Lei forse non ha guardato la pubblicazione dei bandi, ma nella pubblicazione dei bandi credo che siamo l'unica amministrazione che ti dice strade mirate e quindi con quei fondi ti dice quale strade va a rifare completamente, non i 5 centimetri, mi dispiace consigliere Stelitano, non li abbiamo mai fatti, i nostri interventi partono dagli 11 centimetri fino ai 40. Poi è capitato su due strade di 24 che abbiamo rifatto in neanche due anni di consigliatura, 24 strade rifatte, non attappate con la rappabughi o col pronto intervento, ma rifatte, binder, tappetino, laddove serviva anche il sottofondo. Due hanno avuto problemi, via di 7 metri e ponte di 7 miglia. Sul ponte di 7 miglia siamo andati a fare la rotaggia, abbiamo verificato che in un tratto manca il sottofondo e stiamo provvedendo a programmare la sistemazione su 7 metri. Gli interventi sono stati fatti male dalla ditta, abbiamo richiamato la ditta e l'ha risistemata gratuitamente senza problemi per l'amministrazione. Noi avevamo provato, questo penso che ve lo ricordiate, a inizio consigliatura, a chiedere ai consiglieri tutti di aiutarci in una programmazione degli interventi ordinari delle strade. Credo di essere intervenuta io forse nelle prime commissioni di settembre 2016, nella commissione lavori pubblici, avevo chiesto ai consiglieri un elenco di strade, 10 strade tanto per cominciare, da poter mettere in programmazione per il rifacimento. Beh, passati 6 mesi, siccome litigavate tra voi all'interno della commissione, io non sono riuscita ad ottenere le strade. Mi dispiace, ma non è vero. Assolutamente sì, no. Consigliera, ci sono gli atti, ci sono le interrogazioni. Consigliera Cercone, basta leggere i verbali, sia scusata. Bandi. Poi lei dice come le scegliamo invece il rifacimento. Presidente Lozzi, oggi per me anche consigliera, io vorrei ricordare che dopo avete un altro intervento, quindi magari se ve lo tenete per il prossimo intervento smettete di interrompere. Posso proseguire perché sennò vorrei che nessuno interrompesse. Per quanto riguarda il rifacimento delle strade, i criteri sono, ci sono tantissime strade ammalorate su tutto il territorio, 1.240 il totale delle strade. Naturalmente noi abbiamo con i fondi ad oggi a disposizione del municipio, che sono stati incrementati rispetto alle scorse consigliature, una capacità di rifacimento strade di circa 12-15 strade annue. Logicamente le dobbiamo distribuire su tutto il territorio del municipio, quindi tra quelle più ammalorate a seguito dei sopralluoghi dell'ufficio tecnico si cerca di scegliere queste strade sia in ex nono, sia in ex decimo, sia in extra graf. Non solo tra quelle più segnalate, perché poi seguono i vari sopralluoghi per verificare se quelle più segnalate, che ad esempio in zona statuale c'erano state segnalate delle strade, ma da verifiche e sopralluoghi ne sono emerse altre molto più ammalorate e quindi è stato fatto un cambio di programmazione e le strade che erano state segnalate sono state semplicemente sostituite con quelle che da sopralluoghi sono emerse più ammalorate. Lei mi insulta dicendo che io ascolto i miei amici, perché finora le sue segnalazioni arrivano solo dalla zona dove lei abita, quindi forse sono i suoi amici che segnalano quello che lei deve dire a noi, e mi dispiace. Tanto più che una delle strade che sono state rifatte sono proprio via Puglia, che lei ha segnalato, noi abbiamo verificato la criticità di quella strada e l'abbiamo messa in programmazione. Stiamo facendo strade su chiunque di voi abbia voglia di aiutarci a verificare un territorio che è critico, che è del settimo, che è di tutta Roma, perché la storia di Roma la conosciamo bene tutti. E probabilmente nessuno di noi ha colpa diretta, perché gli errori che sono stati fatti nel passato non è colpa di un partito politico o di un altro, ma delle persone che in quel momento si sono assunti la responsabilità di agire bene o di agire male. Non si può un partito politico assumere la responsabilità di tutti i suoi componenti, perché probabilmente capiterà anche a noi di avere delle pecore nere che agiranno male. Quindi nessuno vuole dare la colpa ai partiti politici del passato. Ci sono state delle male gestioni dovute ad alcuni personaggi scomodi. È un comune di grandissima corruzione, perché se andiamo a vedere anche tutte le indagini che sono in corso, nella
chilometri sono quelli, il fondo è quello, ed è quello l'impegno fondi che serve. Nelle buche, come dice giustamente, ne vuoi attappare 10 e dirmi che ne hai attappate 15, verificarle tutte quando c'è un controllo nell'emergenza della polizia locale diventa complicato. Noi stiamo cercando di fare anche quello. Io ho chiesto ai miei uffici di avere una verifica, ad esempio, di quelle strade dove nell'intervento dell'attappamento buche ci siamo andati più volte, ma in tempi estremamente rapidi, per capire se è stata tappata nell'emergenza e quindi quando era bagnata ed è normale che un asfalto a freddo dura poco e salta, oppure se anche l'attappamento a caldo, che dovrebbe durare un po' di più, uno, due mesi, non di più, è saltato invece in maniera più rapida. Le verifiche che stiamo facendo, noi stiamo cercando anche di predisporre dei controlli, perché abbiamo, come sapete tutti, negli uffici che non hanno tantissime persone, noi abbiamo cantieri aperti, il tappamento buche avviene su tante strade, abbiamo in corso il rifacimento di più strade, ci sono i controlli di tutti gli interventi delle sottoservizi che uno deve andare a controllare, quindi poi random predisponiamo i carotaggi e laddove noi sono intervenuti in maniera corsa, non gli chiediamo l'intervento. Di Alghero si è riaperta subito, è stata segnalata da tante persone, anche dalle opposizioni, abbiamo attivato CEA, sono intervenuti perché era loro compito intervenire. Questa è un'attività di programmazione di intervento. Vogliamo parlare di tutte le strade private aperte a pubblico transito che per anni l'amministrazione, parlo di uffici, non parlo di parte politica, che ogni tanto ha tentato di fare di sistemare. La risposta tipica era: sono private aperte a pubblico transito, noi non possiamo intervenire. Noi abbiamo un codice della strada e 4 delibere comunali che ti dicono che su quelle strade private aperte a pubblico transito che tu ritieni di pubblica utilità, non solo può intervenire, ma devi intervenire, perché se succede qualcosa vai in galera come sulle altre strade. E quindi, grazie alla delibera approvata dal Consiglio, abbiamo preso in carico le altre 40, 47, non mi ricordo, tra quelle valutate in base alle delibere del Comune di Roma, che raggiungevano il punteggio di pubblica utilità. E le stiamo mettendo in programmazione, questo ci permette di poter intervenire anche su quelle. Dobbiamo fare un discorso. Noi ad oggi stiamo parlando di fondi del 2017, infatti noi abbiamo nel 2017, che sono gli appalti ancora in corso, 770.000 euro di pronto intervento e 1.700.000 sul rifacimento di strade mirate, indicate precisamente con nominativo delle strade. Quindi siamo sui 2.400.000. E vi dirò di più, la capacità di impegno fondi di questa amministrazione è del 98% rispetto all'80% dell'impegno fondi del 2015. Non solo, arriviamo ad impegnare i fondi fino al 100% per quanto riguarda gli investimenti, quindi tutti i fondi che oggi ci sono arrivati noi li abbiamo tramutati in appalti attivi per fornire dei servizi. Sono sufficienti? No. Normale che non è sufficiente. Noi ad oggi, per poter sistemare tutte le strade del nostro municipio e quindi arrivare ad un punto zero, invece di avere 2 milioni e mezzo annui, ne dovremo avere 20 milioni a municipio, non a Comune di Roma. Quindi vogliamo parlare di un problema politico a monte? Parliamo di un problema politico a monte. Ad oggi Roma Capitale dovrebbe avere un dialogo preferenziale con il governo di questa nazione, proprio perché è Roma Capitale, perché mantiene i propri servizi su 2 milioni e mezzo di residenti, ma deve fornire servizi al triplo delle persone che risiedono. Vogliamo fare un esempio banale con Londra? Un distretto, che è equivalente al nostro municipio, di pari grandezza e di pari popolosità di Roma, ha un bilancio di 300 milioni di euro l'anno. Noi lo sapete quant'è il nostro bilancio? 29 milioni di euro. Quindi probabilmente, se vogliamo fare politica seria, al di là di chi governa, è cominciare a recuperare quel valore di Roma Capitale, che ad oggi è stato messo sotto i piedi perché abbiamo perso il tempo a litigare tra di noi per dimostrare chi faceva meno e chi faceva cosa. Questo è il problema serio di questa città. Vogliamo combattere insieme? Noi sono 2 anni che stiamo chiedendo un decentramento serio,
un decentramento che ci permetta di gestire le attività in maniera diretta, ma se anche oggi ci fosse un decentramento serio, i fondi che ha Roma Capitale da spendere in servizi e in opere su questo territorio e sul territorio di Roma sono insufficienti. Bisogna sedersi al governo e dire se Roma è una capitale europea, ha bisogno di investimenti dedicati. Questa è una politica seria che dobbiamo fare, non andare a vedere la virgola di chi ha fatto più o chi ha fatto meno. Ad oggi noi abbiamo avuto 11 voragini aperte, ce ne sono state 4 in cui sono collassate le cavità, 7 in cui ci sono stati problemi idrici. Allora, su le cavità e le voragini causate da perdite idriche, il nostro ufficio tecnico interviene sul posto, ma è normale che attiva Acera e quindi vengono sistemate e richiuse con fondi Acera. Una perdita di fogna di un privato, ed è intervenuto il privato, in caso contrario sarebbe intervenuto il municipio in danno, e io lo abbiamo scritto nero su bianco, 4 interventi fatti dalle nostre ditte di manutenzione proprio perché collassate le cavità sottostanti. Io concordo perfettamente con voi che sulla questione voragini serve un'attività preventiva, perché noi oggi ne abbiamo mappate solo nel nostro territorio 450.000 metri quadri, un'enormità, alcune già ispezionate, altre ancora da ispezionare. Stanno mettendo su questo fatidico ufficio, poi ci aggiornerà l'assessore che lo sta seguendo in maniera diretta, quindi sapremo, ma serve investire fondi dedicati alla prevenzione del collasso delle voragini. Quelle sono cavità in cui erano cave di tufo, cave utilizzate come fungaie, che hanno anni se non secoli e quindi stanno arrivando ad un fine vita. Quando abbiamo edificato Roma negli anni 40, 50, 60, 70, quelle cavità c'erano. Perché all'epoca non si è pensato di riempirle, di sistemarle prima di tirarci sui palazzoni? Ad oggi noi siamo fortunati in alcune aree, perché chi ha edificato ha avuto almeno la buona creanza di fare delle fondamenta forti, e quindi laddove va a sgrottare il terreno nelle aree circostanti, le fondamenta mantengono i palazzi. Ma ci sono alcune costruzioni e edificazioni più vecchie che probabilmente queste fondamenta neanche le hanno. Lo sapete che cosa significa andare ad indagare 450.000 metri quadri di cavità e andarle a mettere in sicurezza? Significa prendere un impegno politico di stanziare fondi in maniera dedicata e anche molto cospicua. Non bastano 5, 6, 7 milioni. Ma purtroppo ad oggi Roma Capitale, come da anni, al di là delle male gestioni amministrative o politiche, comunque aveva le mani legate, perché se non investi i fondi per andare a fare della prevenzione, per andare a fare una programmazione generale, Roma non la ritiri su né il Movimento 5 Stelle, né il PD, né Fratelli d'Italia, e neanche se arrivasse qualcuno dall'alto, ok? Nessuno riesce a sistemare Roma se non ci mettiamo seduti e ci assumiamo la responsabilità di dire: va bene la programmazione, sediamoci al governo tutti, speriamo che lo facciano il più possibile e che sia stabile e duraturo, e andiamo finalmente a chiedere ciò che spetta a questa città, perché questo è il discorso serio. Perché io non voglio parlare degli altri municipi, non voglio parlare di Roma Capitale, non mi interessa nulla, ma qua in questo municipio noi abbiamo la coscienza a posto e sfiderei qualsiasi altra amministrazione che avrebbe fatto completamente 24 strade in neanche 2 anni, aver contribuito continuamente anche al tappamento delle buche, evitando lo stanziamento, l'attesa stanziale della polizia locale per ore e ore, ore e giorni a volte davanti alle buche pericolose. Con la manutenzione straordinaria stiamo cercando anche di intervenire nella missione diversa di questa città, nella realizzazione di pedonizzazioni, nella realizzazione di piazze e punti d'incontro. Questo stiamo cercando di fare. Ho bisogno dell'aiuto del Consiglio, io ho bisogno dell'aiuto del Consiglio dalla maggioranza, ma anche dalle opposizioni, perché per controllare un territorio così vasto serve l'aiuto di tutti.
tutti, e l'aiuto serve non solo scrivendo interrogazioni, portandomi dei progetti, portandomi delle proposte. Le mie porte sono sempre state aperte e chiunque ha voluto entrare nella presidenza sedendosi e chiedendo, e qua sfido chiunque a dire che non è così, il progetto, le proposte me le può portare se io vengo invitata in commissione. Per la parte della io non devo giustificare i bandi o le DD, perché come sapete c'è una legge degli anni 90 che ti dice che c'è una separazione netta tra politica e amministrazione. I miei indirizzi politici e quelli della mia giunta sono chiari, stanno pubblicati tutti. L'attuazione, se trovate o rilevate criticità nei bandi, nelle DD, assolutamente avete tutto il diritto di chiedere giustificazioni, ma agli uffici e all'amministrazione. Così come faccio io quando rilevo delle criticità e chiamo i dirigenti e i responsabili, perché se noi a seguito del 92 Mani Pulite abbiamo voluto deresponsabilizzare in parte la parte politica per paura che commettesse errori, ad oggi abbiamo lasciato tutta la gestione in mano alla parte amministrativa. E quando non c'è dialogo, lo sapete che cosa succede? Che può governare chiunque questa città o questo municipio, puoi darti tutti gli indirizzi politici che vuoi, ma se là qualcuno decide che non deve firmare, non firma. E lo sapete perché noi ad oggi siamo riusciti a portare probabilmente più risultati di quanti altri municipi anche oggi, quindi faccio un paragone tra di noi, non voglio andare nel paragone del passato, anche rispetto ad altri municipi. È perché io, lui e gli altri, che spesso non riesco ad esempio ad essere presente in consiglio perché sono i dipartimenti, perché mi siedo e pretendo che chi deve portare avanti il lavoro lo faccia, e quando non lo fa ho fatto esposti, ho chiesto i poteri sostitutivi, ho minacciato denunce per omissioni d'atti d'ufficio e ho cercato di smuovere cose che per anni sono state ferme. E spesso l'errore che è stato fatto da alcuni del passato è stato fermarsi alla risposta primaria degli uffici che gli dicevano non si può fare perché non ci sono i fondi e perché non è di nostra competenza. Questo è stato l'errore che spesso è stato fatto da parte politica e che io rivendico con forza, perché io non mi sono mai fermata di fronte a una risposta negativa, perché una dirigenza ha, oltre al compito di portare avanti la parte amministrativa, di dare delle risposte e delle soluzioni, non il non si può fare, perché qua lo stipendio lo prendiamo tutti a fine mese. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto vorrei ringraziare tutti i consiglieri, tutti e chi ha richiesto questo consiglio straordinario su un argomento molto molto importante, quindi mi si dà anche la possibilità di fermarmi un attimo e raccontare quello che stiamo facendo, quello che sto facendo. Mi dispiace, lo dico sinceramente, sentirmi dare del bugiardo. Mi dispiace molto perché io non credo di esserlo. Credo di non averlo mai fatto. Io quello che ho pubblicato è stato l'elenco stato come una macchina da qualunque intervenuta. Io non ho mai detto che via Cirale, via Giulia abbiamo risolto i problemi, ma assolutamente no. Una macchina da qualunque lo dice il nome stesso, tappa le buche, mette in sicurezza una strada. Quella strada non viene rifatta da una macchina da qualunque. Via Cirale va rifatta, assolutamente sì. Via Cirale come altre centinaia di strade che abbiamo nel nostro municipio. E quando ci si chiede il criterio qual è, perché questa per non altro, vi posso dire una cosa, si perde tempo, perché il criterio è bisogna cominciare, e noi abbiamo iniziato un lavoro serio, un lavoro di riforme strutturali all'interno degli uffici municipali e dipartimentali per poter arrivare con un risultato concreto sul territorio. I criteri delle scelte delle strade vengono valutati dall'incidentalità che la polizia locale ci sottopone, vengono valutati da riunioni tra uffici tecnici e polizia locale per individuare quali strade sono oggetto di maggiore incidentalità, quali sono quelle tecnicamente intervenibili con la tipologia di appalto che abbiamo in essere o con la tipologia di fondi che abbiamo in essere. Quello che è il nostro obiettivo, quello che è il mio obiettivo sin dall'inizio del nostro mandato è stato quello di intervenire sul campo. È vero, io parlo poco, sono calabrese, sono tanti calabresi, una parola è poco, due sono giuste, tre sono assai. A me piace intervenire.
probabilmente avrei qualche risultato mediatico in più, qualche sorriso da parte di tutti i consiglieri in più, qualche stretta di mano, qualche saluto, che non ho, perché non mi si vede spesso in alcune sedi istituzionali, perché cerco di essere sempre sul territorio, sono fatto così, mi piace andare lì. Io voglio assicurare, mi dispiace, non vedo il consigliere che prima sottoponeva le paure dei bambini su una voragine di via Circonvallazione Acque, si riferiva a quella perché c'è una chiesa, c'è una scuola, io ero lì quando scendeva giù la voragine, e quella voragine era messa in quell'avvallamento, che è nato come un avvallamento, era chiuso, non c'era alcuna possibilità che ci passassero sopra dei cittadini o le biciclette o il bambino che va in chiesa, no, era chiuso. Ma era chiusa, sapete perché? Perché mi dispiace non averlo raccontato prima, noi delle 11 voragini che ne abbiamo risolte 10, e non è che si risolvono a caso, viene fatto perché con successo ho messo in atto un protocollo voragini che fino a ieri sera spiegava l'assessore Carta comunale, che mi ha chiesto aiuto di come intervenire sulle voragini, ma il protocollo voragini municipale che sta funzionando e che poi di seguito mi vado a raccontare. Voglio dire soltanto due parole prima delle voragini sulla manutenzione stradale. Noi, come diceva la Presidente, ci siamo posti come l'obiettivo quello di eliminare il non si può fare dal vocabolario proprio amministrativo, ancora oggi c'è, non è che l'abbiamo eliminato del tutto, ancora oggi noi ci dobbiamo battere per cercare di capire come eliminare questa situazione. Le voragini è un'altra situazione del non si può fare, anche quello. Lo abbiamo fatto con la presa in carico delle strade private aperte al pubblico, lo abbiamo fatto utilizzando i fondi ordinari per rifare le strade, perché prima era una cosa che non si ha assolutamente, assessore, non si possono utilizzare i fondi ordinari, quello è fronte intervento, quello bisogna tappare le buche. Voglio spiegare tecnicamente a un tecnico che nella vita fa le strade, gli devi spiegare che più strade rifai, meno buche avrai in futuro. Il nostro comparto strade va rifatto nella quasi totalità. Noi parliamo di un territorio immenso, ero già ripetuto diversi mesi fa, io l'ho ripetuto in commissione lavori pubblici, mi hanno mandato il verbale, c'è il verbale, dove ero presente, dice che non ci sono mai, qui ero presente, dove al terzo punto dell'ordine del giorno c'era l'elenco strade, la proposta di criteri sull'elenco strade da mantenere. Noi abbiamo atteso, noi abbiamo lavorato, dobbiamo intervenire, perché la sicurezza dei cittadini è prioritaria. E quindi abbiamo lavorato sul posto, in collaborazione con la polizia locale, riformando da capo tutti gli uffici tecnici, mandando fuori chi continuava a dire non si può fare, non si può fare. Abbiamo messo in piedi una struttura nuova e i risultati sono agli occhi di tutti, sono sotto gli occhi di tutti. Io vi ringrazio che vi posso raccontare qui. Noi delle 20 e passa strade, noi siamo il municipio con più cantieri stradali in essere su tutta la capitale d'Italia. Noi attualmente abbiamo cantieri aperti su via Limena, la famosissima via Limena, che pare che manco Gesù Cristo sarebbe riuscito a fare. Noi ci siamo riusciti e mica abbiamo fatto le magie, abbiamo lavorato. Abbiamo utilizzato i regolamenti che c'erano, ci siamo seduti e abbiamo portato a casa il risultato, la stiamo rifacendo. Di Don Avisa non è finita, ma abbiamo diverse segnalazioni, è finita e fatta male, ancora non è finita. Abbiamo cantieri aperti su via Polini, e non è che abbiamo scoperto adesso che sotto non c'era un sottofondo d'oro, lo sapevamo prima, proprio per questo abbiamo pensato di investire in straordinario su via Polini. Solo che aprendo la strada, vedendo quello che è la situazione del cantiere, ti fa capire che cosa vuol dire rifare una strada a Roma, qual è l'impatto anche cantieristico. Hanno chiamato i vigili del fuoco perché stavamo lavorando e si facevano delle vibrazioni i cittadini intorno a via Polini. Quel cantiere là ci deve far capire che cosa vuol dire rifare l'infrastruttura stradale a Roma. È fondamentale capirlo, perché se no non ci si rende conto. Rifare una strada non è che si fa così. Rifare una strada è un impegno importante, è un impegno nostro, degli uffici tecnici, della polizia locale. Svariate sono le riunioni. Per fare via Cervente abbiamo dovuto fare 7 riunioni con la polizia locale per riuscire a trovare la viabilità alternativa, per riuscire a trovare le risorse, per impegnare pattuglie, per gestire il traffico.
ogni intervento è qualcosa di immenso. E su tutte e 20 le strade, su due ci sono stati problemi, sì, può succedere. Anche quando fate il lavoro a casa, una mattonella non viene posata bene. Succede, sono lavori infrastrutturali. Sono lavori di ristrutturazione di un'infrastruttura a cielo aperto che possono avere dei problemi. Su 22, su 29 abbiamo tutti due che hanno avuto dei problemi e stiamo intervenendo. Su via Alghero, in 4 ore è stato rifatto l'asfalto che è stato posato male. Ma di che stiamo parlando? È evidente il cambio di rotta e io spero che voi lo riconosciate questo. Quando si parla di Acea, io sapete che io Acea ringrazio. Ma lo sapete perché? Perché da quando ho iniziato il rapporto con Acea, ho sottoposto loro il mio protocollo con Acea, loro immediatamente lo hanno accettato. Ha detto ok, facciamo, vediamo cosa viene fuori. E meno male. E meno male che abbiamo deciso di investire in alcuni bandi con nell'oggetto del bando la bonifica delle cavità, la sistemazione delle volate, meno male, sì, abbiamo investito, io mi assumo questa responsabilità di investire risorse sulla sistemazione delle voraci, perché è stato via Nocera Umbra, per me è stata una scuola, via Fortichiocca è stata una scuola, via Genzani è stata una scuola, io ne sono lette quelle storie. E non è che in passato non si voleva risolvere via Nocera Umbra, via Genzani, io ho letto via, certo che si voleva risolvere, non anche con colore politico, una voragine, però io ho cercato di non fare proprio quello che è stato fatto allora, perché se non le hanno risolte nei tempi giusti, sono voluti anni, e via Nocera Umbra invece me la sono ritrovata io, tant'è che non è stata risolta, me la sono ritrovata io e l'ho trovata in un purpurì di rimbalzo di competenze che era devastato, era intraducibile a un cittadino. Io stesso non capivo come ci poteva essere tanta ottusaggine nel rimbalzarsi la competenza di un sottosuolo quando c'era in corso la sicurezza nostra, quando erano dei cittadini, come se fossero altri, e siamo noi che abbiamo agito. È talmente evidente, cioè non c'è scritto da nessuna parte che non lo puoi fare. Chiariamoci, non è che c'è scritto non ti puoi occupare del sottosuolo, c'è scritto una legge, no. Questo rimbalzo di competenze non l'abbiamo annullato. E vi vado a raccontare che cosa abbiamo fatto su 10 delle 11, su 11 voragini, 10 risolte. E non si risolvono a caso. Di queste 11, 5 le ha chiuse la CEPA, perché è la sua responsabilità. Allora, quando la prima fase di questo protocollo voragine è proprio quello del monitoraggio del territorio, noi abbiamo attenzionato polizia locale, ufficio tecnico e pronto intervento sorveglianza, ad andare a vigilare su tutti quelli avvallamenti che si possono creare, soprattutto su strade non neanche tanto distrutte, su avvallamenti perimetrati, evidenti, che sotto probabilmente c'è del vuoto, sono avvallamenti dove si crea una fessurazione perimetrale con un asfalto scuro nella fessura, vuol dire che quella si sta aprendo in pochi minuti. Immediatamente intervengono polizia locale e tutelare qualsiasi avvallamento sia, lo abbiamo visto negli ultimi giorni con Fortichiocca 2, qualsiasi avvallamento sia la polizia locale deve chiudere la strada, lo sa e lo fa, e io per questo la ringrazio, perché con la polizia locale ci siamo presi un accordo sin dall'inizio, io ho promesso loro che avrei levato la macchina su una singola buca per 3 giorni e lo abbiamo fatto. Oggi non vedete più una macchina ferma per non più di qualche ora su una buca, un'altra ci stava giorni ed era intraducibile a tutti i cittadini. Ma com'è possibile che una macchina sta lì? Ci vogliono 2 palate di roba per metterla in sicurezza. Com'è possibile? Era possibile, perché succedeva, adesso non succede più. E di questo la polizia locale ce l'ha reso atto. E noi mettiamo atto loro che sono sempre sul territorio ad intervenire. A me mi arriva una chiamata, a me per prima gli uffici, che predispongono il pronto intervento per transennare, e poi arriva a me, di qualsiasi avvallamento sospetto. Devono essere tutti chiusi e saranno tutti chiusi, tant'è che su 11 voragini, grazie a Dio, non si è fatto male a nessuno, perché nella maggior parte dei casi, alcuni di questi li abbiamo prevenuti le voragini. Abbiamo fermato l'avvallamento, lo abbiamo aperta noi la voragine. Alcune, come quella di circonvallazione Appia, era chiusa, mettendo poi in sicurezza quei vigili del fuoco, le 2 macchine che erano sovrastanti, quindi non è stata inghiottita nessun'auto come un
un quotidiano allora riportava inghiottite per altri, non è stato inghiottito da nessun altro. Dopo la, il protocollo prevede, dopo la, la, la verifica della, l'immediata chiusura dell'appannamento sul posto, il vigile del fuoco e l'OT municipale. Immediatamente l'OT municipale chiama tutte le sottoservizi segnalando loro l'appannamento in quella zona e tutte le sottoservizi che hanno un grado in quella zona devono intervenire, devono venire lì nel giro di 2 ore. E questo avviene su tutte le nostre, i nostri appallamenti. A quel punto partono le indagini preliminari prima e approfondite poi. Cioè si fanno gli scavi, si apre la voragine, a volte a vista, come, come successe a Via Alghero, era a vista, era evidente quello che era successo sotto. E quindi si passa le indagini approfondite, cioè bisogna capire dove quella massa di terreno è andata. Non basta soltanto riempire e poi chiudere la strada, bisogna capire dove è andata, che cosa c'è qua sotto, perché con carta alla mano, con la mappa delle cavità che raccontava prima il consigliere, noi abbiamo ovviamente la mappa delle cavità, nel momento in cui in quella zona o anche nel raggio di 200 metri c'è la presenza in mappa di una cavità, chiamiamo anche i geologi del SIM che vengono lì sul posto con la loro mappa per darci una mano, per intervenire tecnicamente. E vi dico tutto questo, lo facciamo senza le letterine, senza le note. E questo è il cambio di rotta, e questo è l'immediatezza dell'intervento. Perché a me quando, di, quando all'inizio del mio mandato dicevo guardi, bisogna fare questa cosa, scriva una nota, mi scrivi una nota una settimana. Poi ma dobbiamo andare lì, c'è una curva, andiamo, no, scritto. Mi scrive la segretaria, era fuori. Poi rientravo, poi scriveva una nota, 4 ore per scrivere una lettera. Per dare un mandato, 4 ore per scrivere una lettera. Ecco, questo non deve più avvenire. Quello che noi chiediamo, sempre nel protocollo Voraci, che quando si identifica una responsabilità non totale all'inizio, perché potrebbero esserci anche una concausa di cose che hanno generato la voragine. Una voragine si può creare per diversi motivi, può esserci una perdita idrica che sblocca il terreno, può far venire giù la strada, ci può essere un vecchio cavo, un muro che può passare delle auto, collassa e va giù, ci può essere una perdita fognaria che anche quella porta via il resto, ci sono diverse concause, i cavi poi sono del gas, sono acea, sono telecom, sono di qualsiasi di n sottoservizi, quindi identifica l'identificazione dei responsabili e l'accettazione delle responsabilità, e non è una cosa che viene così a caso. Io ho studiato questo protocollo con i vigili del fuoco insieme a loro, come posso arrivare all'immediata identificazione del responsabile? Sapete perché? Perché io non vedo l'ora che si trovi, perché se non è di nessuno, interveniamo noi. Noi dobbiamo capire chi deve intervenire, chi è la, chi è la responsabilità. Qualora non vi sono responsabilità da parte delle sottoservizi, interviene il municipio. E quando parlo, consigliera, di risorse municipali, io parlo anche di risorse tecniche ed economiche, tecniche e di risorse umane, non soltanto economiche. Perché dire l'ha fatto Acea, l'ha fatto Acea, eppure Acea sa quanto lo fa, perché negli anni non riusciva e adesso riesce in poco tempo? Perché c'è una gestione delle attività all'interno del municipio che ho messo in piedi con gli uffici tecnici municipali, dove io trovo all'interno dell'ufficio un funzionario responsabile dell'attività voragine. Ci deve rispondere giornalmente di come vanno i passaggi di quella voragine, perché dobbiamo assolutamente portare il risultato della riapertura della viabilità, perché i cittadini sono preoccupati e perché sono, sono in pericolo finché non viene, non viene chiusa e messa in sicurezza. Questo è tutto. No, come prosegue la questione? Appena allora c'è un attimo, assessore, la devo in capigruppo era stato deciso che visto che ha un consiglio richiesto per avere informazioni era sciocco dare un tempo limite agli assessori e alla, all'assessore alla presidente. Poteva fare 2 interventi, abbiamo detto. Cosa 2 interventi? Vabbè, no. Certo, però no, ma allora, secondo il capigruppo non siete neanche venuti, quindi andiamo avanti, vado avanti assessore. Allora, quando c'è l'identificazione certa del responsabile, noi pretendiamo
la FEA ce l'ha sempre messo a disposizione, il direttore operativo della singola attività. C'è un responsabile funzionario ACEA insieme al nostro responsabile funzionario che giorno per giorno si devono sentire per arrivare alla soluzione del problema. In alcuni casi, perché hanno fatto scuola le voragini che vi ho citato prima? Perché in alcuni casi, tipo la voragine di Via Alghero, lì è venuta alla luce i resti, i reperti archeologici di un circo italiano di epoca romana. Lì in quel caso la difficoltà aumenta, poi come l'Olimpia, la quattro pubblicità aumenta, c'era anche la soprintendenza da dover portare al tavolo. Devo dire, la devo ringraziare, oltre le mie aspettative, la soprintendenza di Stato ha risposto immediatamente. È venuta qua in una riunione operativa che ho fatto io, che le faccio su tutte le voragini, è venuta e si è messa a disposizione e ci ha dato le prescrizioni in tempi utili. Quella voragine è stata chiusa, sistemata in 90 giorni, ma in 13 settimane, ma 4 delle settimane sono state purtroppo infruttuose perché per le condizioni climatiche c'è stato il periodo di febbraio con la neve, con il ghiaccio, con le cose, quindi quando si è all'aperto, sapete meglio di me, non si può lavorare, quindi altrimenti avremmo fatto anche prima su Via Alghero, laddove poi è saltato il tappetino ed è stato poi fatto. Quindi ora c'è al momento sulle voragini in questo municipio non posso dire nulla, perché ha mantenuto la parola data all'inizio, lo sta continuando a mantenere. Via Tommaso da Celano, abbiamo fatto le video ispezioni con lo bottino, via, anche laddove non vi è una immediata, siccome non c'è un'immediatezza della responsabilità di ACEA, loro con la cerca guasti vengono comunque per provare ad identificare un danno. Qualora non ci sono danni da parte delle sottoservizi, interveniamo noi con i nostri appalti di pronto intervento per ripristinare la strada, perché è un diritto dei cittadini di avere una strada aperta e fruibile. Non si possono fare polemiche su quali soldi vengono utilizzati, perché secondo voi, no, ma che faccio un mutuo? Mi si chiedono come fa a fare tutte queste strade, ma perché ha pesato a fare, chi faccio i mutui? Utilizziamo i soldi della manutenzione, certo, ma abbiamo un bilancio vincolato, non è che un bilancio delicato per noi. Non è che possiamo spaziare, utilizzare i soldi di chissà quale voce, noi utilizziamo i fondi della manutenzione e se si vanno a misurare i centimetri per poter vedere se poteva o no il municipio spenderli in quel caso, è veramente triste. È triste, di che stiamo parlando? È una strada. C'è una buca, una voragine, non ancora più l'altra. Se ci fermiamo a identificarne le competenze che potrebbero non essere del municipio, ecco che si fa un passo indietro di 2 anni. E questo è grave. Si fa un passo indietro. Le strade che noi stiamo rifacendo come Alimena, mi arrivano tantissime notizie da Alimena, e la cosa bella è che su alcune tecniche me ne arrivano altre amministrative. Ma com'è che avete fatto questa strada là? Non abbiamo fatto. Perché quella e non altre? Ce ne sono tante distrutte, è vero, ce ne sono tante distrutte. Io, quando ho ricevuto l'interrogazione su Via Puglia, come le promisi, era misi straordinario, facemmo dei sopralluoghi, effettivamente era una strada assolutamente da dover intervenire, quindi io ho recepito l'interrogazione e siamo intervenuti. Via Galle è stata segnalata, sono state segnalate altre decine, centinaia di strade, cercheremo di arrivare ovunque, ma anche il nostro mandato avrà una fine. Noi ci siamo impegnati di fare 15 strade l'anno e fino adesso lo stiamo facendo. Abbiamo fatto una programmazione con le sottoservizi, dando loro un'apertura. Voi vedete tanti cantieri, perché noi abbiamo dato un'apertura al vecchio accordo di programma che erano i sottoservizi per l'ammodernamento dei cavi. E abbiamo scelto insieme le zone, siccome loro le devono fare un po' dappertutto, abbiamo scelto insieme le zone, sin dall'inizio del mandato. Poi che andate sul Vacchio Prato, di qua andate sulla zona Don Bosco, noi cerchiamo di occuparci di extra gra e dell'ex nonno sulle strade più ammalorate. È ovvio che più investimenti avremo e più sarà migliore la nostra capacità di intervento, perché la struttura tecnica noi l'abbiamo messa in piedi. Noi non l'abbiamo messa in piedi. Dissesto idrogeologico, e questo è un bel argomento, la cabina di regia.
È un gran bell'argomento, io ringrazio per la tirata fuori, non ricordo. Ecco, consigliere, complimenti. La cosa bella è che mi dà un'opportunità speciale, che è quella di informarvi che proprio qui, proprio io, proprio in questo municipio, ho scritto quello che adesso è all'esame della cabina di regia, insieme all'autorità bacino, insieme alla provincia, alla regione, al Dipartimento PAO, alla protezione civile, al Dipartimento SIMU, quello che è un documento dove racconto la possibilità di aprire questo benedetto, chiamo benedetto perché si auspica dal 2003, la prima notizia che ho è dal 2003, è quella di aprire un ufficio unico interdipartimentale sul dissesto idrogeologico di Roma, che esclude il Tevere, perché se no si pensa che a Roma il dissesto idrogeologico sia solo il Tevere. Il Tevere ha già una sua istituzione, ci si dimentica delle nostre periferie. Le voragini sono di sesto da Giorgio. Io fino a ieri sera, fino a Margherita Gatta, l'ho convinto e l'ho fatto capire. È assolutamente necessario inserire cavità e voragini all'interno del dissesto da Giorgio, che è fondamentale. Se no ci dimentichiamo parte della città e soprattutto le periferie. E il dissesto idrogeologico non è solo il Tevere, non perché non ce l'abbiamo nel settimo municipio, insomma, io lavoro nel settimo municipio. Abbiamo le periferie con i nostri fossi che sono devastati, abbiamo periferie in continuo allagamento, e quindi l'idea di avere finalmente un unico ufficio interdipartimentale sul dissesto idrogeologico è l'inizio della soluzione, è l'inizio dove si può dire ok, abbiamo capito. E che cosa fa? Che cosa vuol dire fare questo ufficio unico? Innanzitutto vuol dire portare sotto un'unica testa tutte le risorse umane ed economiche in materia di dissesto idrogeologico, perché ad oggi, negli anni, sono stati distribuiti all'interno del Comune di Roma in quattro enti. Noi abbiamo un ufficio del piano regolatore di dissesto idrogeologico al PAO, che studia un tanto, anche bene, in maniera appassionata. Poi abbiamo un braccio operativo del dissesto idrogeologico al SIMU. Poi abbiamo la protezione civile per le emergenze. Poi abbiamo il Dipartimento Ambiente. E poi la CEAPA, perché qua a portare via le cose verdi ci vuole l'acqua. Quindi in 4-5 diversi enti ci sono queste risorse umane che lavorano su questo tema. Peccato però che quando per esempio il SIMU deve fare un intervento, io mi trovo delle mappe scarne, dico ma io a Paolo ho visto delle mappe di questo posto straordinariamente dettagliate. Chiamo il Paolo, me le porta, ci guarda, che bello! Cioè, tra di loro non si parlano, perché i dipartimenti di Roma sono ministeri, sono migliaia di persone, non si parlano perché non si trovano sotto un unico tetto, con un'unica testa. Le azioni, gli investimenti che ci sono stati, non è che non ci sono stati investimenti di stesso giorno anche in passato. E qualche volta qualche difetto di interventi non è stato sempre legato a hanno mangiato, chissà che hanno fatto, semplicemente era frutto della non condivisione del proprio lavoro. È questo che l'ufficio unico andrà a fare. Io spero che passi adesso in valutazione di tutti questi enti, e spero che passi. Io non ci ho messo neanche la firma, l'ho fatto, l'ho spedito, l'ho fatto insieme ad alcuni geologi del Comune di Roma, che mi hanno spiegato e fatto capire quali potrebbero essere, e noi ci troviamo. Noi abbiamo delle idee per innovare, per fare quelle riforme strutturali che il Comune di Roma ha bisogno, e abbiamo diverse. La macchina da papuche non è un caso, siamo gli unici ad averla. Io sto cercando di organizzare anche di condividere questa cosa con gli altri municipi, col Comune di Roma, ne stiamo cercando delle altre, perché è assolutamente necessario, tra papure a parte, è assolutamente necessario che i nostri appalti si cominci a dotare di quella strumentazione tecnica e migliorativa nei materiali che il progresso ci ha messo a disposizione. E non possiamo sempre tappare la buca con la palla, dice a Roma. Ci sono le nuove tecnologie, e il settimo municipio le vuole applicare, questo è stato un inizio. Adesso vedrete altre innovazioni tecnologiche sulla mappatura del sottosuolo, le stiamo cercando, le stiamo valutando, faremo delle nuove iniziative. Il settimo municipio è un influencer della Roma Capitale, sì.
Sì, per questo sono contento di poter parlare qua. Sono contento di questo, perché noi siamo riusciti, vuoi per fortuna, vuoi per altre cose, ad arrivare a dei risultati importanti. E i cittadini ci stanno riconoscendo. È vero che va fatto l'80% del territorio, assolutamente vero. Però è importante e fondamentale avere un'idea, avere un obiettivo, una visione, capire cosa voglio fare. E noi ce l'abbiamo. E vi ringrazio che posso rappresentarvi. Qualcuno ha parlato anche di ANAC prima. Non dobbiamo stare dietro ad ANAC, eccetera, eccetera. Io vi dico che Cantone in persona si è complimentato con il Comune di Roma e con i municipi, perché stiamo lavorando bene. Perché il bando, un bando di gara, non deve assolutissimamente essere sfiorato da nulla, perché Roma ha passato negli anni, in fasi emergenziali, no? Si cercava di trovare la via più breve all'intervento, invece noi dovremmo conciliare un po' le cose. Dobbiamo sì intervenire, ma farlo nella maniera al 110%, sempre più corretta e sicura di come l'ANAC ci dice. Noi dobbiamo fare sempre di meglio, ci stiamo provando, a volte ci vuole tempo a fare un appalto, sì, è un problema, ma non deve assolutissimamente essere né un albi da una parte e né una scusa per far passare qualche attività, perché in passato è stato fatto questo. I conti del Comune di Roma sono stati esposti a debiti fuori bilancio causati da somme urgenze, io vi dico ingiustificate. Perché? Ingiustificate tecnicamente no, perché c'era l'urgenza e andava risolta, ma se si fosse messo a regime quelli che erano gli investimenti, quelli che erano i fondi prima nel Dipartimento Simo o anche nel municipio, si poteva evitare di esporre il Roma ai debiti fuori bilancio. Il debito che noi ogni anno paghiamo 200 milioni di euro all'anno di rata, noi teniamo questo, viene fuori da questo, viene fuori dal fatto che ci vuole troppo tempo, bisogna intervenire, interveniamo. E qualcuno è passato anche in buona fede, dice no, dobbiamo intervenire, andiamo, facciamo. È per questo che dobbiamo assumerci tutti la responsabilità di capire che le cose vanno fatte in un certo modo, proprio perché siamo a Roma, proprio perché c'è stata Mafia Capitale, e non perché vogliamo essere ligi e bravi. Dobbiamo dimostrare non solo a noi, non solo ai cittadini, ma anche a tutto il resto d'Italia che a Roma le cose serie si possono fare, e le stiamo facendo, stiamo cercando di fare. Assessore, la... Poi chi fa sbaglia, chi fa sbaglia. La voglio far terminare, perché vedo che con grande passione, però vorrei dare modo di parlare un po' a tutti. I controlli ha risposto a tutti i punti importanti. Vabbè, lo può fare nel secondo intervento? No, non è così, perché avevamo deciso una testa del gruppo e poi alla fine la chiusura della Presidente. Quindi... Chiudo. Certo. Va bene, volevo elencarvi le strade che abbiamo fatto, e come dice giustamente la Presidente sono tante. Se andiamo a guardare la tipologia di intervento, l'importanza dell'intervento in un territorio così basso che quanto Firenze, e non è che si vedono appena apri la finestra, però oggi, l'altra volta io tornavo da Roma, ho fatto un pezzo di Tuscolana, che è stata anche lì in corso, non è ancora finita, di Tuscolana, poi dalla Magnina fino al Soprapasso, ho preso la Toia, cioè ho detto, non mi ricordo che avevo, sono 15 minuti che camminiamo su strade nuove senza una buca. E per noi è una soddisfazione, io davvero ve l'elenco, perché se non l'avete visto io ve l'elenco. Se ne può anche 10 metri, via Monselice, via la parte della mia. Allora, ora c'erano 12. Mi è dimenticato via del Mandrione. No, queste ce l'ho. E sono 12 lavoraggi, c'è anche quella della stazione Mendino. Sono 12. E quindi oltre a via Monselice, via Mestre, via Cervente, via Latina, via Rolando Vignali, via Rotta Ferrata, che per fare quella, no, da Parma Comincia, non si può fare, via Tor di Mezzavia che dà sulla
che sta sulla, il tratto che sta sulla cosa, Largo Gaetano De Santis, via Puglia, via dei Sette Mesi. Lì c'è un avvallamento importante, no? Dico queste cose e chiudo perché tanti mi hanno detto la strada è fatta male, magari. Là è ceduta la fogna. Purtroppo la fogna di una categoria stradale poteva cedere due mesi fa, mentre facevamo una strada, l'avremmo rifatta, invece ha ceduto, ha deciso di cedere dopo, e quindi quell'avvallamento importante su via dei Sette Mesi è dovuto al cedimento di una fogna. E questo purtroppo ci rende necessario un secondo intervento per andare a ripristinare la fogna, chiudendo nella giornata su via Circonvallazione Ampia, che attualmente è l'unica voragine che abbiamo aperto. Via Circonvallazione Ampia adesso è stato rifatto un provvisorio fognario importante rispetto a quello fatto all'inizio, proprio perché sarà un intervento molto molto importante. Non sarà purtroppo facile farlo e neanche farlo in tempi brevissimi. Via, la voragine di via Circonvallazione Ampia è stata causata dal cedimento di un collettore fognario che, là dove c'è un salto di quota dai 6 metri di altezza ai 10 metri di profondità, quindi in quei 4 metri ha ceduto esattamente quel punto, portando con sé 4 metri di sottosuolo e causando la voragine. Ovviamente quello sarà un intervento straordinario che dovrebbe fare ACEA, ancora siamo al 90% di responsabilità del famoso protocollo, dovrebbe fare sicuramente ACEA, ma che sarà oggetto di una cantierizzazione di uno scavo controllato. È possibile farlo o con qualificate oppure a gradoni mediante delle paratie. I tecnici di ACEA e del Comune di Roma, gli ingegneri stanno studiando quale soluzione sia la migliore possibile e quella da fare in tempi più brevi, quindi ancora non siamo all'identificazione della soluzione finale. Abbiamo capito il problema, è stato fatto un bypass importante, direi quasi definitivo, che può ottenere comunque nel corso delle prossime mesi e settimane un tratto fognario così importante. L'ex nono, che è oggetto di più voragine rispetto a tutto il resto del territorio, io mi permetto di ricordare che è un'area che è stata edificata nei primi anni del Novecento. Le opere di impianzazione primaria risalgono alla fine del Novecento, dal 1920, quando lui diceva il Novecento, lui chiedeva se si parlava di teatro o di era quell'anno. E quindi hanno quasi 100 anni, ora un'infrastruttura che ha 100 anni, prima o poi da qualche parte si rompe. Monitorare tutte le condutture fognarie del Comune di Roma è una cosa, se lo vogliamo dire, diciamo, bisogna andare a controllare e prevenire i problemi. Se lo possiamo dire, ma fare è molto difficile, a meno che non ci si doti di una strumentazione tecnologica avanzata che esiste e che quindi noi cercheremo di portare in atto. Quindi Circonvallazione Ampia al momento è in sicurezza, ci sono gli operai che li mettono in sicurezza e che sistemano il tratto fognario, ci vorrà un po' di tempo appena identificato la tipologia di intervento, bisognerà fare un bando straordinario e poi ci sarà il possiamo identificare una data di intervento. Grazie. Allora, adesso gli interventi per gruppo, sì, consigliere, però vi giuro molto più breve dell'assessore. Parlava poco. No. Allora, faccio però delle recitazioni. Allora, intanto, meno male, perché abbiamo capito per bocca dell'assessore e per bocca del presidente che non è vero che si sono mangiati i soldi e non è un problema di partito. E stava dicendo una cosa con lei, non è un problema di partito, è sempre un problema di persone quando si rubano i soldi e quando non si sono fatte le cose. Peccato che quando siamo entrati qua, io stessa sono stata oggetto per tante volte di discussioni per chi apparteneva ad un partito politico, magari è giusto anche, dalla maggioranza che rappresenta. Detto ciò, io volevo segnalare che purtroppo sono anche più di due strade che non sono andate bene. Il 27 marzo la Raggi riferiva al Corriere della Sera che il Comune ha provveduto al rifacimento dell'asfalto su alcune delle più importanti arterie, via Tuscolana. Lei è fortunato, perché se per tratti e tratti di strada non ha trovato una buca, io la invito e lo facciamo insieme un giretto nell'Appio Latino, perché il problema nostro è il contrario, non troviamo tratti di strada che non hanno buche. Guardi, le faccio via Tuscolana è dall'Extra Gra al confine, siccome lei... Ma non può adesso rispondere, assessore. Qual è il problema? No, sì, però il problema è quello dichiarato dal sindaco Raggi, preso dal giornale.
Corriere della Sera non me lo sono inventato, quindi io riprendo quanto ha detto, se poi lei lo vuole spiegare alla Raggi quello che è stato fatto, va bene, però beh, l'ha detto la Raggi, conta assoluta, non lo so, ditelo voi, il sindaco è il vostro, quindi comunque detto questo io le faccio presente una cosa. Lasciamo finire l'intervento. Vada avanti. Faccio. Perché facciamo tutti quando uno porta un pezzo di giornale, no, come la fine, detto ciò, io un'altra cosa che voglio sottolineare, per gli altri miei amici, cittadini che abitano nel quartiere, io probabilmente porto in municipio le esigenze di un quartiere e poi porto al municipio le esigenze delle realtà che conosco. Questa è la verità. E quindi se conosco bene una realtà, porto al municipio, come spesso è stato fatto, quindi i miei protocolli, non può dire che non è stato segnalato nulla, perché grazie a Dio io ho protocollato tutto e sono arrivate non solo segnalazioni in cui era in copia l'assessore che sicuramente ha letto e l'ufficio tecnico, sono arrivate anche le interrogazioni da parte nostra. Quindi il fatto di dire io ho chiesto e non nessuno ha parlato di strade, così non è. In commissione è un altro discorso, le segnalazioni possono venire dalla commissione o possono venire dai singoli consiglieri che protocollano, quindi gli interventi sono stati chiesti e si è pulito un esempio. Mia moglie da 4 anni chiedevo al vecchio presidente e attuale, e ho poi richiesto a un corpo che ho depositato più di 10 interrogazioni in tutto solo su Via Cuglia, perché lì era un problema di sicurezza delle persone che utilizzavano l'ASL. Quotidianamente centinaia di persone andavano all'ASL e quotidianamente qualcuno inciampava sui tamponi, ormai erano tutti viventi, e abbiamo fatto un buon lavoro, tant'è che io l'ho anche ringraziata. Questo significa che se si ascolta anche l'opposizione, che se l'opposizione viene messa al corrente di quello che sta avvenendo, probabilmente la collaborazione c'è, ma sarebbe condivisione a monte. Per cui tutto quello che lei ci ha raccontato, se le avesse raccontato nella commissione ad hoc, probabilmente non avremmo avuto bisogno né di arrabbiarci, né tantomeno di avere un consiglio straordinario. Quindi questo può essere fatto nelle commissioni, e quando ciò non avviene nelle commissioni, che noi chiediamo i consigli straordinari. Detto ciò, io sono d'accordo su altri due punti fondamentali, decentramento amministrativo, ne abbiamo parlato, però volete sapere che cosa hanno fatto i geni del comune l'ultima volta che c'è stato, che abbiamo parlato di decentramento amministrativo? Ci hanno rifilato tutte le aree sotto i 5.000 metri quadri, con tutte le attrezzature, quindi da artigiani e quant'altro, e ho la lettera, è stato un grandissimo problema affrontato anche nella commissione ambiente competente, che viene in manutenzione a noi. Purtroppo però, come al solito, ci hanno dato esclusivamente cose da fare senza attribuirci le risorse, tanto che oggi sul nostro municipio non abbiamo quasi un'area ludica attrezzata messa recentemente. Altre segnalazioni sono state fatte su Piazzale di Roma e quant'altro, non solo su Piazzale di Roma, ce ne sono tante altre che ho segnalato. Questo per dirvi che siamo d'accordo sul decentramento amministrativo, ma forse al comune, che la vostra maggioranza non l'hanno capito bene, è uguale sui fondi straordinari per Roma Capitale, che oggi al governo noi stiamo di nuovo richiedendo. Verso un attimo poi per quanto riguarda l'assessore. Il 6/10/2017 è partito l'appalto di bonifica delle località sotterranee. Io penso che le risulta, io ho trovato la determinazione dirigenziale sul sito. Ora, se a ottobre c'è stato questo appalto, si può capire quale bonifica è stata fatta, su quali cavità, su tutte le cavità sotterranee? Non è possibile. E allora probabilmente abbiamo sbagliato le cavità sotterranee, perché se poi noi abbiamo aperto 11 voragini, il problema sulle cavità sotterranee c'è stato. O forse sto sbagliando io, però questo, se sbaglio io, è un altro esempio di come in commissione non l'abbiamo affrontato. E quindi quando un cittadino va a prendere la determinazione dirigenziale del 6/10/2017 e vede che c'è un appalto di bonifica qualità sotterranea e poi si aprono 10 voragini, a me la domanda può sorgere anche spontanea. E le dirò un'altra cosa. Io purtroppo, Presidente, non posso venire da lei, Presidente, non posso venire da lei con un progetto, perché io non faccio il tecnico, non faccio, e le proposte ne sono state fatte, ma non posso venire da lei con un progetto, tant'è che su Via Gallia, e leggendo Via Gallia, il progetto è
stato fatto e stiamo ancora in attesa di capire quando verrà realizzato, dopo più di un anno, per la sicurezza stradale. Questi sono esempi di come, probabilmente, quando poi insistiamo, iniziamo, portiamo all'attenzione della Giunta, del Presidente, delle questioni, poi le dobbiamo anche seguire. Io me le ricordo un'altra volta, forse l'ha dimenticato, la chiusura di via del Mandrione. Lì era un problema di sgrottamento. L'hanno bloccata, le forze oscure del mare l'hanno bloccata, non credo. Ma stiamo, Madonna, sta scherzando, sta arrivando pure lei. Ma qual è il non rispetto, scusate? Qual è il rispetto? Madonna mia. Cioè anche la Presidente no, della testa, le scale a fuori. Io la capisco. Ma quale? Posso chiedere il piano? Tranquilla, tranquilli tutti, io peggio. Ma si può portare la ci vuole il rispetto per questo consiglio, non è possibile. Allora, tranquilli, tanto gli interventi io penso che i cittadini che ascoltano sono in grado di capire. Ma non sono in grado, quindi quando uno mi dice ma hanno fermato, io mi chiedo chi? Le forze oscure del mare? Non credo, ci sarà stato un problema e rimangono sempre lì. Il problema è che non si può discutere la questione delle strade o delle veraggini in un'ora, in due ore di consiglio, in tre ore di consiglio. Va fatto in commissione. E la questione di via del Mandrione dovrebbe essere portata in commissione, cosa che non viene fatta. Veraggini uguali, le spiegazioni devono essere date in commissione. Circonvallazione Appia, assessore, non è vero che sia aperta la gara di sicurezza. Circonvallazione Appia si è aperta mentre le persone erano a un metro di distanza a fare il filmato. Le persone accanto non erano quelle del servizio tecnico. Chiedo anche a loro un po' di pazienza. Lasciate finire l'intervento, prendete nota e alla fine rispondete. Troppe cose come quelle che ho dovuto dire io poi, perché quando raccontiamo che era in sicurezza, quando intorno c'erano tutte le persone, quando è partita la strada e si sente, non è così, perché si sente il video sotto di un ragazzo giovane che parla e che riprende, non vuol dire che è l'ufficio tecnico, perché intorno si vedono le persone e non era ancora transennata, perché mentre cadeva passavano le macchine su una corsia, cosa che può accadere. Va bene, può accadere, perché quando c'è un'emergenza può succedere che la zona non sia ancora riuscita a mettere in sicurezza. Però non raccontiamo stupidaggini, non raccontiamo stupidaggini. Questo. Allora, adesso veramente io penso che c'è un po' di interesse a loro parlano anche da lui. Un attimo, Principato. Principato richiamo. Presidente, scusi però. Intendo, lei non può dire alle persone che dicono stupidaggini, se ci sono le prove stanno dicendo, se lei. Ma c'è la prima le prove, lei voleva fare il confronto di c'ha più prove. Se c'è la prima le prove, ho portato un giornale e stanno. Ma guarda, non è una prova, scusi, mi ha fatto, glielo devo dire io, ma che caspita! Allora andiamo avanti, cerchi di essere rispettosi. È il giornale, porti gli atti, non è che io lo devo dire io, devo insegnare il mio consigliera, se devo dire vada avanti. La smetta di insultare. Ma insultare chi? Insultare il consenso delle parti. Consigliere Principato, la smetta. Consigliere Candigliota, un richiamo. Grazie. Andiamo avanti. Grazie. Detto questo, io ho segnalato anche adesso il problema della CEA. I vertici CEA sono dei vertici scelti da voi. Ho poi fatto l'esempio di Via Interno, della situazione di Via Interno, e io le chiedo gentilmente di presentarsi in commissione, in una commissione ad hoc, che poi le persone dicono, mi permetta di dire questo perché forse i cittadini questo non lo sanno. Ogni consigliere ha tre commissioni, non ne possiamo seguire più di tre, dal regolamento questo non ci piove. Quindi è inutile che qualcuno mi dice non sono in commissione, perché se io in quella commissione non sono commissario in quella commissione, l'unico posto dove io posso dire le cose o è con un'interrogazione o è in consiglio. È inutile che continuare a dire non ci sei. Perché se parlando di chiamare allora, per favore. Sì, articolo 60. Sì, allora, 62. Intanto credo che sia giusto. Sì, abbiamo detto anche questo in capigruppo dove lei forse non c'è. Perché c'è qualcuno che lavora. Tanti lavorano, voglio dire, se lei decide di fare la capogruppo, lei nella capigruppo, anche lì fa i consiglieri nella controlleganza.
cose, perché c'è anche, ci sono anche problemi personali, ci sono questioni. Ma guarda, con la garanzia, non è quello che va dentro l'anno, che c'è qualcuno che si assenta. Presidente, per cortesia, allora vogliamo andare a chiudere, vorrei rispondere tecnicamente ad una piccola cosa. Quando si dice non vengono, non si parla in commissione, io ricordo che c'è un articolo del regolamento che dice che un certo numero di consiglieri può richiedere di calendarizzare una commissione su un tema. Questo non viene fatto, viene fatto. Per un attimo straordinario, infatti, per dare a tutti la possibilità, viene data all'assessore la possibilità di venire qua. Può venire anche in commissione l'assessore se è in. Faccio presente che la presidenza della commissione. No, e vogliamo farle notare che lei dice delle inesattezze, perché dice che nelle commissioni non vengono qua. Nelle commissioni si convocano tantissime cose. Quindi. Ma certo, le proponga, sto dicendo questo. Allora, andiamo avanti. Si vuole dare avanti, cioè veramente la bontà di quella discussione che avevamo fatto. Esatto, se penso io come era detto nero, è colpa mia del tempo della domanda. Ma se lei offende e dice cose che non stanno né cielo né terra, allora non si perde. La volete smettere, tutti guardi. Non stanno in cielo né terra, interrompo il consiglio. Non si può. Io mi auguro che questo sia il momento, sia l'occasione, perché abbiamo chiesto più volte, di riportare nelle sedi giuste e corrette quelli che sono gli argomenti utili. Ora, le strade che abbiamo fatto le abbiamo più o meno capite. Si può capire quello che intendiamo fare da qua ai prossimi mesi? Quali sono le strade che sono state attenzionate? Perché per fare una programmazione serve questo, per capire come lavorare insieme serve questo. Può a qualcuno non interessare, a Fratelli d'Italia interessa, dare anche il proprio contributo, visto che mi sembra che quando c'è stata la necessità, assessore, abbiamo parlato, abbiamo segnalato e abbiamo portato avanti anche delle azioni congiunte. Più di una volta, ve lo rifaccio, la invito a fare un giro, eventualmente insieme, sul territorio, e il problema dell'oraggio è un problema, magari ce lo spiegherà, è un problema di cavità sotterranea, un problema di dissesto idrogeologico, un problema di infiltrazione acea. Il tempo è scaduto. Sì, il tempo lo prendo. Io infatti lo vado 4 minuti in più. Grazie, allora concludo dicendo che mi auguro non ci sia più bisogno di un consiglio straordinario, perché per le richieste che lei fa di comitati interdisciplinari e quant'altro, lei prima ha detto non di comitati, ricordo che è scaduto il tempo, sto concludendo. Io mi auguro che questo sia l'inizio per partire e andare avanti insieme. Mi auguro anche che venga riportato nella commissione e che non ci sia bisogno di un ennesimo consiglio straordinario per parlare di voragini che non sono state affrontate e di programmazione non affrontate nelle commissioni ad hoc. E che ogni qualvolta ci sia la necessità di un confronto, questo avvenga, perché mi sembra che dal punto di vista della trasparenza oggi stiamo peccando un pochettino. Grazie. Ci sono altri interventi? No, alla fine. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Ricotti. Grazie Presidente. Cercherò di attenermi alle, alle notizie, alle informazioni che io devo dire grazie a questo Consiglio sono emerse, e lo dico perché non penso che ogni volta il Consiglio debba essere la fossa dei leoni oppure debba essere il luogo in cui celebriamo di santa ragione tra maggioranza e opposizione. Penso che tante volte, e questo mi pare l'occasione specifica, credo che sia, debba prevalere di più l'interessamento rispetto a quello che si sta facendo, è stato fatto, e cercare di capire se ci sono dei limiti e provare a costruirle delle proposte, perché poi è ovvio che la parte tecnica e la parte amministrativa sono quelli che mettono le mani, e a volte rischiano pure, dentro le vicende, quindi si rendono conto, prima l'assessore diceva alcune cose vanno anche a scuola, si rendono conto di come si può migliorare e di che cosa si può cambiare. Però io ritengo che, almeno le informazioni che ho acquisito, in parte danno il senso di degli interventi che io mi affermerò sulla vicenda Coraggio, perché io ho chiesto, il Partito Democratico ha chiesto questo consiglio per
di capire che cosa si sta facendo rispetto a questo. Poi qualcuno ha aperto la questione anche strada, è ovvio che poi si lascia, diciamo, anche disponibilità da parte della maggioranza di avventurarsi su quella discussione. Però per quello che riguarda il protocollo delle voragini, a me sembra una cosa che sta funzionando nei limiti di quello che si può fare all'interno di un'amministrazione, e diciamo, se questa cosa diventa un volano anche per l'amministrazione centrale, ben venga. Però da quello che ho capito, la cabina di regia, diciamo, gliela sta istituendo lei, perché al momento l'assessora non l'ha ancora messa su, almeno così mi è sembrato di capire, e credo che alla fine ritorna sempre il discorso che ci siamo detti alcune volte, che è proprio dal basso, cioè dai municipi, che a volte le esperienze, perché sono quelli che toccano con mano e sono quelli che purtroppo si prendono il problema sia all'inizio che alla fine, perché poi sono quelli chiamati ad intervenire all'inizio di tutti i processi, poi alla fine, grazie al lavoro che si fa nei municipi, si riesce a determinare anche forse una struttura a livello cittadino. Però devo dire, purtroppo non abbiamo delle certezze, cioè nel senso, possiamo pensare di provare a fare un'attività di monitoraggio, cercare di mettere in sicurezza gli avvallamenti e poi, se si apre, intervenire come lei ci ha detto. Ora io non so se questa cosa come riusciremo a farla su tutto il territorio del municipio, perché mi sembra una cosa, oppure come la attenzioniamo, appunto facevo l'esempio del cittadino che si è trovato un avvallamento e ha segnalato, perché ormai appunto io credo che la cittadinanza sta diventando anche abbastanza informata e quindi no, cerca subito di intervenire come può, e allertando tutte le leve che ritiene più opportune. Quindi non so poi questo, però mi sembra quantomeno una prima risposta che noi possiamo dare alla cittadinanza, cioè nel senso, qualche cosa si sta facendo. E poi negli interventi, se lei ha definito sostanzialmente positivo la valutazione che c'è, nel senso, il lavoro che fa ACEA e quello che l'è potuto è riuscito, diciamo, a sperimentare personalmente, io non lo so, perché io su come fanno il lavoro già dei sottoservizi, io tante volte veramente non li farei neanche sedere al tavolo, almeno quello istituzionale, li porterei in tribunale, perché veramente io faccio fatica tante volte a capire, ma questo da sempre purtroppo, e a voglia che il presidente Rinaldi ci rassicura in commissione, quante volte gli chiediamo, ma è possibile che quante volte gli ho detto Piazza Don Bosco, è da farsi venire, diciamo, i capelli dritti. Sono 30 volte che poi si interviene sempre sullo stesso tratto, allora o lì c'è, o c'è petrolio, oppure io non capisco. Lei conosce bene la strada che sta dietro via Tarquinio con il Latino. Beh, lì mi crema, è sotto il mio palazzo, intervengono sì e no, una volta al mese. A un certo punto ho detto, mo scendo pure io, perché mi sa che qua sotto c'è l'oro, cioè non si capisce. Cioè. Eppure quel tratto di strada è sempre così, quella piazza è sempre quella così. Insomma, e sono così n strade, quindi già solo per questo io con ACEA non so, però se nel caso specifico del protocollo con le voragini funziona, bene. Mi sembra di capire che la storia sarà un po' più lunga su circonvallazione ampia, perché sembra che appunto, se cede il collettore un po' più complicato, e poi ci sono delle ispezioni ancora da avviare, però sarà nostra cura, sempre dell'opposizione, sollevarla, non so, ce lo dica, cioè ditecelo anche voi, perché veramente per noi consiglieri di opposizione, senza scendere nelle polemiche, probabilmente è faticoso, cioè noi non possiamo, prima c'erano le mozioni urgenti, no, che si portavano in consiglio, poi sto dicendo queste mozioni urgenti, sono più, però anche fare ogni volta un consiglio straordinario, per me è stato molto utile, però è complicato, o ogni volta chiederemo, diciamo, di avere degli aggiornamenti puntuali nelle commissioni competenti, chiedendo anche la gentilezza però all'assessore di partecipare, perché così almeno non serve fare un consiglio per sapere che c'è un protocollo voragine, immagino fatto da già diversi mesi, no? Questo lo può comunicare o semplicemente il presidente della commissione, o cercare un'interlocuzione o un'audizione, perché poi, e chiudo perché mi dispiace quello che è stato detto sulla questione strade, che io non volevo aprire, perché io invece avevo apprezzato molto l'apertura della Presidente proprio all'inizio consigliatura, se non mi sbaglio, su quel come dovevamo impegnare delle risorse per fare. Però io mi ricordo che in commissione mi ero sottratta dal fare un ragionamento che riguardasse facciamo l'elenco della spesa,
perché sinceramente io andavo lì con tutto il quartiere via Macedonia, via Gallia, lui va lì con quello, però cioè, non diventa un lavoro. E quindi avevamo iniziato una discussione che invece era molto positiva, cioè prendiamo le priorità con maggiori incidenti stradali, quindi era stato utile il lavoro fatto con i vigili urbani, oppure vediamo quelli che sono a marzo, cercare di identificare dei criteri, che è ovvio questo poteva andare oltre i 6 mesi, però non lo so, non lo so. Dopodiché era stata avviata addirittura una discussione, tant'è che alcuni atti sono arrivati anche in aula, però dopodiché lì si è fermato. Poi se c'è stata la necessità di la giunta di intervenire, anche questo dovrebbe far parte della rituale discussione che c'è in una commissione politica e che aiuta anche i consiglieri, però almeno non diciamo che dopo purtroppo nessuno ha potuto dire niente e quindi quel lavoro giustamente è andato avanti perché l'esecutivo doveva farlo, perché non è così. Io ero rimasta ai criteri e al lavoro che dovevamo instradare, che poi invece si è bloccato. Sono contenta ancora una volta, perché mi è stato segnalato più volte che sono stati ammessi i lavori massimali su via dei 7 metri, perché in particolare c'era il tratto di strada via delle Linee di Morena e via della Marina del Marino, che è veramente pietoso, quindi appena rifatto veramente è stata una delle tante segnalazioni che abbiamo raccolto. E poi lei mi diceva prima che il tratto invece che io le segnalo a questo punto il tratto cioè il sottopasso della Marina, che non solo è chiuso ma lì è segnalato malissimo. E di no, sì, lo so che quello è del dipartimento, però almeno provvediamo ad una segnalazione adeguata, perché veramente di notte che arrivi lì sparato e invece trovi la strada chiusa. Diciamo, termino vuol dire che l'esperienza di governo nazionale ormai diciamo, è in altre sorti e in altre mani, però credo che il tavolo per Roma abbia iniziato quantomeno un lavoro per cercare di mettere a fuoco diciamo, alcuni problemi, e tra i 19 progetti io l'avevo guardato anche con attenzione quello che era stato proposto proprio al Comune di Roma per quanto riguarda il manto stradale, perché poi noi possiamo dirci che tutto funziona, che l'ANAC ci fa i complimenti come amministrazione, però non possiamo dire che ci sono dei ritardi nelle gare, non dire che ci sono dei ritardi nelle gare, che ci sono stati dei problemi tecnici e quindi molte gare che dovevano partire purtroppo non sono partite. E quindi quando il governo per esempio ha chiesto di fare un protocollo con Invitalia, che era un supporto tecnico, perché gli è stato detto di no? No, giusto, ora io lo dico a voi, ma veramente comunque parlo del tavolo Calenda, detto anche tavolo per Roma, e i 19 progetti che ci sono, tra cui c'era un progetto interessante, quello di invitare il Comune di Roma dentro una discussione che facilitava l'amministrazione, proprio per andare, per velocizzare tutti quei processi di burocratizzazione che, come diceva prima il consigliere Stellitano, la consigliera Lozzi sa quanto io mi sono svolata e mi sono arrabbiata con la precedente gestione amministrativa, perché quando la politica si ferma agli atti amministrativi ha cessato la sua funzione. Un caso per tutti, quando non si voleva discutere in quest'aula la questione di via proprio su un atto urgente presentato dai 5 Stelle, e io mi alzai e dissi: ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? E soprattutto quando si elencano 25 lettere fatte sulla stessa questione e non si va oltre, cioè a cercare di intervenire, credo che sia la morte della politica, e credo che questo noi non lo dobbiamo permettere. Se voi state riuscendo in questa cosa, e se serve una mano, non è facile fare delle proposte, perché poi è ovvio che ti devi mettere in mano anche a dei tecnici che siano capaci, soprattutto per quello che sto concludendo. No, per questo punto volevo dire, lascio 2 minuti in più, mi ho lasciato. Quindi è ovvio che serve oggi irrobustire la parte economica, perché Roma è Roma capitale, quindi è giusto anche che però poi non si dicano dei no con pregiudizio, forse appunto a delle opportunità che vengono avanzate, però diciamo questo purtroppo è una storia che appartiene al passato, perché invece il futuro anche imminente non, diciamo, è in altre mani. Quindi sperando di non aver fatto un torto a nessuno, ma credo che invece questo consiglio, e se questa è la modalità ce ne doteremo ogni volta che lo riteniamo di fare con forza di posizione, però credo che questo consiglio oggi abbia fatto emergere alcune delle questioni e dei punti, diciamo, ha messo a fuoco dei punti di chiarezza che fino ad oggi invece erano rimasti un po' scuri. Quindi vi ringrazio. Ci sono altri interventi?
No? Allora, se non ci sono interventi, concederciamoci. Grazie consigliere, grazie presidente, grazie consigliere che mi ha permesso di parlare prima. Io sono rimasto anch'io molto contento dell'intervento della presidente, sintetico e conciso rispetto all'apertura che mi coglie di sorpresa. Naturalmente devo dire però che con l'elenco delle 10 strade io non mi perdo le commissioni, anzi ci sto sempre e quindi ogni mattina puntuale ricordo gli assi. Ci siamo fermati poi, abbiamo invitato i vigili urbani a dire quali erano le strade che avevano le priorità, siamo arrivati a definire che l'Appia e la Tuscolana erano le due direttrici su cui avvenivano più incidenti, quindi ci auguravamo un intervento. Sono strade su cui deve intervenire il Dipartimento, perché sono strade dipartimentali, però l'elenco o comunque una comunicazione, perché avete tutto il diritto di scegliere, di siete maggioranza, per cui a voi l'onere anche di scegliere e di decidere senza che noi facessimo nessun elenco della spesa, però non è arrivato questo. Io onestamente a tutt'oggi non so quali strade sono state fatte, tranne che sul sito, vi dicevo, c'è l'elenco delle strade fatte, cioè una messa più come una pagina, vi siete dimenticati, ecco qua l'elenco di quello che ho fatto. Non, cioè, secondo me quello che chiedevamo noi in commissione era quello di sapere quello che forse è venuto oggi in questo consiglio, l'elenco del non si può fare che diceva la presidente. Questo mi ha colpito, perché non c'è qualcosa che non si può fare. Beh, io devo dire che comunque c'è un elenco di atti, proposte, progetti condivisi che resta lì morto. Strada Campo Barbarico, via di Quattro Isolanti che abbiamo fatto via Cesena, però restano fermi. Quindi non è vero, gli uffici continuano ad essere a volte fermi rispetto a quello che noi chiediamo. Volevo fare chiarezza sulla voragine di via Genzano e tutta quella lungaggine, perché lei ha detto che studia, assessore, quindi io sono contento che studia, non so se ha sentito mai parlare di subsidenza, il fenomeno di Guidonia, che è una cosa molto più brutta, dove le case vengono inghiottite perché poi i danni li crea sempre l'uomo. La carenza d'acqua a Guidonia sta facendo sì che le case si abbassano. È intervenuta la Regione Lazio per rimettere progetti costosissimi, per rimettere in piedi sia la parrocchia sia tutte le case popolari. Qui non si tratta di subsidenza, qui si tratta di danni che vengono causati dalla carenza e dall'assunzione di responsabilità rispetto alle perdite che ci stanno nel sottosuolo. L'ha visto, è succeduto lì a dietro. Quindi lasciamo perdere le cavità che troviamo sulle carte, ma su questi interventi lei ha fatto bene, abbiamo un protocollo, finalmente noi dobbiamo intervenire con modalità che conosciamo, un metodo. Io sono d'accordo, quindi c'è un metodo, un modello preciso. Molte volte noi in commissione cerchiamo di adottare per i regolamenti che si facciano presto, con un clic si può fare tutto, ma non è facile, perché noi stiamo assistendo dietro a volte questa ricerca esasperante di dare una percezione del fare, però poi non si fa. Le 24 strade che avete fatto sono su 700 di quelle municipali, sono veramente una goccia. Sono veramente una goccia. Perché ripeto questo? Perché secondo me con i fondi necessari che ci stanno adesso, che stava illustrando, diceva 2004 fondi, cioè la manutenzione ordinaria con gli stessi fondi e strade dedicate ad alcune rifacimento completo, fa bene a rifarlo, la garantia ci siamo incontrati, mi ha raccontato che ha questa, come dire, puntualizzazione nel farle ex novo. Vorremmo saperlo quali sono queste strade dove c'è un progetto esistente, perché seppure il contributo piccolo, grande che sia, noi vorremmo sapere quali sono le strade, perché se ha deciso di fare
via Foligno, giustamente ha una priorità, ma se poi nel territorio via Falere, che qui passano 5 autobus, e ne è stato istituito uno, via Falere ancora resta in quelle condizioni, e via Falere si è venuta a cappare qualche buco, ma qualche buco, perché non tutti, capisco, c'è una macchina di dotazione solo il 7° municipio, adesso ieri la ricerca di trovarne altre, perché è ad affitto questa macchina, cioè non so se è stato il municipio o è stato il dipartimento a trovare questa nuova tappabuchi, ce n'è solo una, quindi anche il Comune di Roma sta cercando di attrezzarsi per trovare queste tappabuche più veloci. Io direi che sicure un aiuto vero non è quello di fare il lavoro a misura dove non si può quantizzare quanto materiale vengono, ma cercare di capire che ci sono formule nuove. Certamente non, al Dipartimento non dovremmo essere noi a dirlo, lo sanno che esistono i lavori a corso, proprio per comunque tutte le buche del tratto che si sottopone devono essere riempite, altrimenti facciamo, come dire, quello è più bello, quello è più brutto, facciamo solo una sola e sarà fatta così a parere di buca. Solo quello in alto, a destra, dove passano le ruote di destra, dove passano le ruote dell'autobus di destra, non ci sta. Io non voglio entrare nella richiesta specifica. Ho visto le sue dichiarazioni al giornale che vi dicevo prima, però dopo la sua dichiarazione che si ricrede l'assessore Vivace sul fatto che ci siano state, come dire, ruberie, io sono contento, vuol dire che ha accettato che c'è una situazione particolare delle strade. Quando prima chiedevo, e per questo non volevo essere critico, del Novecento, se si intendeva tubi del Novecento o erano strade o erano stati fatti nel Novecento, non voleva essere un'interruzione, non voleva essere quindi una prevaricazione al consigliere che stava parlando. Dico solamente che se vogliamo intraprendere un cammino sulla giusta direzione del fare bene e che resti, noi dobbiamo parlarci perché una delle cose che bisogna ripristinare, e mi riferisco alle strade, è il ripristino delle quote originarie. Se noi non ripristiniamo le quote ex ante, cioè se la quota della strada era quella, noi la raccolta delle acque non ce l'avremo mai corretta. Quindi capisco che è uno sforzo, ma proprio per questo dico, ci ritroviamo in una situazione in cui dobbiamo richiedere più fondi, come Roma, l'ha detto prima la Presidente, è giusto trovare più fondi per Roma Capitale, è giusto che noi siamo un municipio che ha 400 km di strade, questo mi dicevano i tecnici. Io ho scaricato l'elenco di tutte le strade, eccole qua, in carico al SIMO e in carico al municipio e quelle private. E devo dire che effettivamente ci vuole un capitale enorme per farlo, però vi dico una cosa che può essere d'aiuto: se noi abbiamo il coraggio di accettare anche la sua linea, quella di farne di meno, però farle bene, noi dobbiamo pensare a tutto, non ci possiamo far incastrare dicendo che si fa il sottofondo e viene bene. La cosa più giusta da fare è rifare il fondo, ma rifare le quote originali, altrimenti se voi tra un mese vi potrò portare tutte le fotografie degli allagamenti che ci sono in ogni angolo di strada, dove hanno fatto i nasoli, si chiamano così gli allagamenti contro pendenza. C'è una situazione ingovernabile, ripristinare le quote originali delle strade. Questo per quanto riguarda le strade. In effetti abbiamo parlato di strade perché all'inizio ho avviato questa discussione, mi dispiace se non era in programma, però non si poteva non parlare di strade se parliamo di cavità sotterranee. Via Genzano, fare chiarezza. Io ve lo voglio dire, non è vero che non c'è stata intimazione, problemi, hanno messo i manifesti di fronte per la vicenda chiusa. Forse nessuno sa, ma c'era un problema di sicurezza, ma di sicurezza molto grave, perché i tubi del gas passavano nelle cavità, io l'ho già detto, ma l'hanno detto. Quindi per fare un progetto che mettesse in sicurezza tutto c'è stato bisogno di grossa esperienza, e ce l'hanno fatta alla fine, perché i tubi del gas passavano sotto la cavità,
appesi e sospesi nel vuoto. Questo era uno dei problemi. Io vi invito quindi sulle cavità a cercare di trovare le modalità per formulare una carta, dove c'è un protocollo, un'urgenza, delle priorità e guardare a tutte le cavità della parte sud dell'ex non municipio, dove ci sono visite archeologiche, poi ci sono alcuni privati che gestiscono le cavità sotterranee nel parco è un esempio. È stato grazie un minuto solo per concludere, nel ringraziare. E naturalmente mi auguro che si possa essere più vigili nell'azione preventiva, come dicevo prima, ma anche per le strade cercare di fare, anche accettare la linea del meno, però con dei criteri che poi non ci ritroviamo come alcune strade rifatte, ma che presentano le stesse quote di quelle errate. C'è una carta per le quote, si guardi, e il tecnicismo non può prevalere sempre sulla buona linea della politica. Grazie. Altri interventi? Ho detto nell'intervento di apertura che ho fatto di capire quella che era la situazione grave in termini di voragini, situazione preoccupante per i cittadini del nostro municipio, e chiedevo appunto risposte importanti, risposte forti. Risposte importanti e forti e anche chiarezza rispetto a questo, che io penso non dovevano essere richiesti attraverso una mozione firmata anche da me come Forza Italia del municipio, ma doveva essere, io penso correttamente, a livello istituzionale, un dibattito nella commissione competente, che è la commissione lavori pubblici e urbanistica del nostro municipio. Questo non è stato fatto e oggi abbiamo dovuto appunto firmare questa mozione e aprire il confronto e il dibattito in sede di Consiglio Municipale. Io voglio dire, rispetto al, si diceva che in commissione era stato richiesto ai consiglieri di 10 strade che possono essere messe all'attenzione. Noi non abbiamo, io almeno non ho indicato le 10 strade, perché io volevo sapere i criteri importanti per scegliere queste strade. Non è che i singoli consiglieri devono scegliere le strade, devono scegliere i criteri, e l'abbiamo fatto. Questo è stato portato, il discorso dei criteri, all'attenzione della commissione. Ci sono stati confronti anche costruttivi con i vigili e con gli uffici del municipio, però non siamo arrivati a un risultato. E l'assessore è andato avanti a briglie sciolte, indicando lui quelle che erano correttamente per la maggioranza, per la giunta, le strade da privilegiare, le strade a cui dare priorità. Che è però in contrasto questo modo d'agire con quelle che sono state le indicazioni che ha dato il capogruppo di 5 Stelle in una riunione del Consiglio Municipale, quando ha parlato di centralità del Consiglio, di centralità delle commissioni, parlo di un mese e mezzo, due o tre mesi, di centralità delle commissioni, dove doveva essere fatto il lavoro, dati gli indirizzi, e poi a livello esecutivo veniva praticamente presa la decisione, però col tranno della commissione, con l'indirizzo della commissione, con un discorso forte fatto dalla commissione. Questo non si è potuto avere per le assenze in sede di commissione e per la non presenza dell'assessore competente, che purtroppo, per noi almeno, è andato, come ho detto, a piglia sciolte. Poi ha fatto delle scelte giuste, non ha fatto delle scelte giuste, quello lo decideranno i cittadini poi quando voteranno,
però ecco, diciamo, a livello istituzionale si è peccato per me rispetto a quello che deve essere un'impostazione di lavoro a livello municipale. La Presidente ci dice, ma potete venire a parlare con me, io penso che quello sia più un ruolo dei comitati di quartiere, che magari pure accompagnati dai consiglieri possono interloquire con la Presidente, ma il discorso più giusto è quello in commissione, è lì che magari ci deve essere anche il confronto, ci può essere il confronto con la Presidente, con gli assessori, è lì che si devono prendere decisioni e non il discorso del consigliere che va dal Presidente e dice guarda, senti, questo è pesante. Cioè non mi sembra un modo giusto di lavorare, perché voglio dire, questo è stato il dibattito, è stato il confronto che anche l'assessore e la Presidente hanno portato oggi all'attenzione di questo consiglio. E poi il discorso della quello che noi abbiamo chiesto, appunto, risposte importanti, no. L'assessore ci dice, non sapevamo, di questa cabina di regia, una cabina unica dove il dissesto idrogeologico è stato, dei nostri quartieri, è stato messo al centro. No. Chiaramente, voglio dire, ci sono difficoltà nel rapporto con la burocrazia, questo c'è a livello nazionale, a livello regionale, a livello municipale, non è che scopriamo l'acqua calda, e voglio dire tante volte la difficoltà, però è anche, voglio dire, il comandante di vigili non va bene, va sostituito, riescono a sostituire, il sindaco sostituisce, c'è il discorso ANAC dei dirigenti che girano e devono girare non solo i dirigenti ma anche i funzionari e gli altri, giustamente, e c'è un discorso anche di mettere all'attenzione i dirigenti che non firmano e sui quali magari si possono prendere anche a livello politico dei sentimenti, voglio dire, ecco, la Presidenza ha fatto anche delle denunce, delle cose, giustamente, voglio dire, ci deve essere una risposta forte anche di tipo politico rispetto a quelle che noi chiamiamo inadempienze della burocrazia. Rispetto poi al discorso che, no, ecco, volevo dire, qua c'era qualche cosa, però il discorso che ha fatto la Presidente della centralità, lei ha parlato dei poteri come capitale, che è un discorso importante. Il discorso della CEA, l'assessore si complimenta con la CEA, io assolutamente non mi complimento con la CEA, sia per il discorso dei sottoservizi, che anche la consigliera ha portato, i lavori dei sottoservizi. Ci sono delle vie che sono rispetto a queste dove ci stanno passaggi continui dei sottoservizi, lavori dei sottoservizi fatti malissimo, che si ripetono in continuazione. La gente veramente ci chiede più volte rispetto a questo perché avvengono queste cose. E voglio dire, poi c'è il discorso, io penso pure in definizione scandalosa, dell'illuminazione pubblica, sempre la CEA, nel nostro municipio, dove intere strade nell'ultimo periodo, accesa la mattina, chiusa la notte, cose indescrivibili, che comunque l'assessore conosce, l'amministrazione conosce. E in ultimo, voglio dire, quello che è il discorso che io ho sempre fatto della centralità dei poteri per una capitale. Io l'ho fatto presente che il discorso, e la maggior parte dei discorsi provengono da quello, da un nuovo riconoscimento della capitale d'Italia e dei fondi doverosi che una nazione deve dare alla sua capitale, e perciò ecco anche un'organizzazione di tipo istituzionale diversa della città capitale d'Italia, come c'è nella maggior parte d'Europa. Peccato che la Presidente questo discorso lo faccia oggi, perché sia nella riunione che abbiamo fatto come candidati presidenti, io candidato presidente per Forza Italia, per Marchini e per Roma Popolare, e io ricordo che la discussione fui soltanto io che parlai della necessità forte di mettere al centro i poteri di Roma Capitale, perché da lì partiva tutto il discorso della difficoltà dei cittadini romani, della città di Roma, dell'amministrazione, perché se non si partiva da quello, tutti gli altri discorsi erano, se vogliamo, difficili, indipendentemente che se governa 5 Stelle,
Forza Italia, il Partito Democratico. È lì che c'è il discorso centrale. Rispetto a quello, la Presidente non disse nulla e non disse nulla neanche nel suo primo intervento in Consiglio Municipale, quando parlò della programmazione e del programma politico, dove non disse una parola sul decentramento e non disse neanche una parola sui poteri di Roma Capitale. Io lo dissi anche in quel momento che è un discorso centrale quello dei poteri di Roma Capitale, e perciò oggi fa piacere, Presidente, che lei l'abbia messa al centro, perché condivide questa, che è un'indicazione che io ho privilegiato sempre nei miei interventi politici, che è centrale rispetto all'amministrazione di una grande città, di una capitale, che non ha i fondi realmente, indipendentemente da quelli del governo, per dare risposte serie e definitive ai cittadini romani. Sì, chi può fare un intervento? Grazie Presidente, intanto diciamo un effetto collaterale di questa discussione che abbiamo capito che ci sono dei consiglieri molto esperti in lavori pubblici, per cui qualora qualcuno dell'ufficio dovesse assentarsi possono essere surrogati da i consiglieri che sanno come scegliere le strade senza neanche averle viste, sanno che agire a lavorare senza neanche andare a vedere i lavori. Io ci andrei un attimo cauti. Esistono delle cose, dei dati oggettivi su cui si può ragionare, però attenzione, cerchiamo di ritornare un attimo a quello che è il nostro compito di consiglio. È stato ricordato prima che qualche settimana fa in consiglio ho riportato il valore e la centralità di indirizzo di questo consiglio e delle commissioni che sono gruppi di lavoro del consiglio. Bene, intanto ricordo che di coraggio ne abbiamo parlato in commissione all'inizio di consigliatura il 12 settembre 2016, in commissione prima, presente anche l'assessore Vivace, c'erano gli uffici, e poi mi pare anche in una successiva seduta. Ringrazio anche la Presidente che ha ricordato che l'articolo 45 del nostro regolamento, le commissioni possono anche essere convocate dalla minoranza, portando l'argomento. Quindi questa bellissima chiacchierata si sarebbe potuta fare anche in commissione, in modo anche più propositiva, cercando anche poi di tirar fuori eventuali anche ulteriori elementi su cui andare a lavorare, di miglioramento su cui lavorare. Ma comunque anche il consiglio è un momento collegiale di discussione, quindi va benissimo. Ricordo però che poi alle commissioni bisogna non solo venirci, bisogna rimanerci, bisogna seguire fino alla fine, quando ci sono anche letture verbali e tutto quanto, bisognerebbe vivere la vita delle commissioni per riuscire poi a comprenderne e a ricordarsi poi tutto quello che è stato fatto, perché più volte è capitato a me personalmente di raccogliere delle richieste di commissione e poi dopo farle su temi chiaramente utili, altrimenti non le avrei convocate naturalmente, però in assenza del proponente. Allora, passiamoci tutta una mano sulla coscienza e le commissioni iniziano quando si apre e finiscono quando chiudono. Ok, perché così si ha il quadro completo degli sviluppi di ciò che si dice, di ciò che si discute e ciò che si decide. Bene, detto questo, mi sembra che si sia evinto da tutto il discorso che il cambio di passo che l'amministrazione, la Presidenza e la Giunta ha fatto è il cambio di passo che noi consiglieri vorremmo che si facesse anche nelle commissioni, perché continuare a parlare nelle commissioni di elenchi, no? Venire in commissione per ricevere elenchi, per ricevere notizie, per poi farne che e basta, mi sembra alquanto riduttivo di quello che invece è un lavoro di proposizione, di visione, che dovrebbe essere fatto in commissione. Lo stiamo facendo in tante commissioni, ma continuo a vedere scarsa partecipazione rispetto all'inizio, quando forse anche noi abbiamo iniziato con una visione
più ridotta a breve e medio termine. Adesso che stiamo cercando di ampliarla, forse l'interesse delle opposizioni viene meno. Mi dispiace di questo, perché nelle commissioni che bisogna ricostruire anche, dare gli indirizzi di visione alla Giunta, riproponendo temi e progettualità, come diceva qualcuno prima, la progettualità non è il progetto tecnico, noi non siamo dei tecnici, non abbiamo bisogno, non possiamo fare e non vogliamo fare i tecnici, noi vogliamo fare i visionari, vogliamo ridisegnare quello che può essere uno scenario differente. E quindi grazie anche a questo cambiamento di passo che io auspico venga accolto dalle opposizioni, che auspico a tutti quanti di ritornare un attimo a riappropriarsi di quei luoghi di lavoro che sono appunto le commissioni. Ora è chiaro che abbiamo sentito tante informazioni e quindi diciamo siamo adesso più consapevoli che non si brancola nel buio, evidentemente c'è un lavoro, forse non è molto visibile, forse è un lavoro che non viene reso noto nella maniera forse richiesta dalle opposizioni. Intanto se oggi ci sono 22 strade in più asfaltate, perché c'è un lavoro di programmazione che ha previsto che certe strade dovessero essere certe situazioni, certe problematiche dovessero essere affrontate in modo più radicale. Questo è quello che si evince da questo consiglio e che sicuramente è stata una giornata di dibattito, di discussione interessante. E poi sinceramente certe illazioni che ho sentito mi lasciano alquanto così perplesso, perché non capisco su quale basi si fondino, onestamente. Anche riguardo al discorso della mitigazione del rischio, sono tutti atti e punti, diciamo, di programmazione che sono stati presi proprio perché dietro c'è un lavoro di visione. Ecco, con questo concetto io vorrei chiudere il mio intervento dicendo ed esortando tutti i consiglieri a riappropriarsi delle funzioni di cui loro, diciamo, loro più a loro a disposizione, proponendo in commissione e portando in commissione quelli che sono i temi importanti e non semplici richieste di elenco. Grazie. Beh, credo che siano stati fatti tutti gli interventi, lascio la parola al Presidente per la conclusione. Allora, ringrazio intanto tutti i consiglieri e soprattutto un ringraziamento lo vorrei fare alla consigliera Di Trocchi, perché nel suo intervento ha centrato un po' il senso di questo consiglio. Ci sono argomenti sui quali si può speculare politicamente, altri invece su cui bisogna confrontarsi e risolvere i problemi, e di questo la ringrazio in modo particolare. Dopodiché vorrei fare solo delle piccole precisazioni, non mi dilungherò troppo. L'intervento fatto dalla consigliera di Fratelli d'Italia ha un po' impavocchiato, tanto che buttate lì, ad esempio la questione del verde. Nel verde, io vorrei ricordare a tutti, il regolamento di licenziamento amministrativo prevede che con delibera di assemblea capitolina possano essere delegate delle funzioni. Ma contestualmente risorse sia umane che economiche. Nel caso contrario, nel qual caso fossero comunque demandate funzioni e i municipi verificassero che non sono in grado perché non sono state decentrate anche risorse economiche e risorse umane, con una semplice atto di consiglio gli si rimanda al mittente le funzioni delegate. Quindi questo può essere tranquillamente fatto, però volevo specificare che sul verde su 300.000 metri c'è una delibera, ma non sono mai stati fatte le DD verbali di consegna ufficiale delle aree, se non di quelle aree che noi abbiamo potuto prendere in carico per i fondi che abbiamo a disposizione. Per le aree pubbliche, alla nota che lei faceva, la consigliera faceva
riferimento le aree lunghe che sono ancora in capo al Dipartimento, proprio perché primo facevano riferimento alla delibera dell'Assemblea Capitolina dell'organizzazione delle competenze per le aree di 5.000 metri e là c'è scritto in maniera chiara che quella dell'organizzazione è solo per i verdi orizzontali, quindi né verticali né tantomeno per le aree lunghe, e poi proprio perché non era stata accompagnata né da risorse umane né da risorse economiche. Quindi ad oggi le aree lunghe, purtroppo dico, perché se ce l'avessimo noi due fondi forse qualcosa di più avremmo fatto ad oggi, sono ancora in carico al Dipartimento. Per quanto riguarda via del Mandrione non ce la siamo dimenticata, è una voragine che dovremo chiudere noi, si stanno predisponendo le paratie sotto le cavità perché là è ancora più complessa perché c'è la parte della cavità, uno strato e una cavità ancora sotto, quindi bisogna prima andare a mettere in sicurezza quella più in profondità per poter poi agire nella parte più superiore, quindi comunque possiamo approfondirla in commissione quando volete senza nessun problema. Per quanto riguarda le linee programmatiche, di solito una Presidente, almeno secondo la mia linea, sia nelle linee programmatiche sia nel programma elettorale che vado a presentare ai cittadini, parlo di ciò che posso fare relativamente alle mie competenze. Dopodiché quando mi metto seduta ad un tavolo con gli organi che possono andare a interloquire col governo e a fare proposte, e poi dico la mia visione di Roma, e la mia visione di Roma c'è più potere a Roma Capitale e maggiore decentramento, perché secondo me, e credo che possa essere una visione condivisa, visto che poi nelle campagne elettorali anche dei sindaci che si sono presentati, tanti hanno parlato di questo detto decentramento, che Roma a livello centrale debba avere una programmazione della città, ma l'attuazione credo che spetti agli enti che sono più vicini ai cittadini. È vero, 22 strade, che poi sono 24 altre, se sono in programmazione, sono nulla rispetto a 700 strade. Noi purtroppo stiamo partendo, a parte sono 1.200 strade che stanno nel nostro vicino, noi stiamo partendo da 1.200 strade che chi più chi meno sono in situazioni veramente drammatiche. Con i fondi che abbiamo a disposizione, voi calcolate che con circa 1 milione di euro possiamo inserire 6-7 strade. Okay? Ne abbiamo avuti 2,5, una parte del pronto intervento, con l'altra parte riusciamo ad oggi con le risorse economiche che stiamo impegnando al 98%, quindi diciamo il 2% in fisiologico, completamente riusciamo come amministrazione municipale a poter rifare 12-15 strade. Logicamente le metodologie sono poi a disposizione dei tecnici, io addirittura non ho questa presunzione di poter andare ad indicare i tecnici, vorrei garantirvi che non è a braccio dell'assessore che si interviene sulle strade. Noi ad oggi abbiamo un elenco smisurato che perviene dalle note dei consiglieri, dai cittadini, dalla polizia locale, quindi in quel caso ci mettiamo, se lo dico, l'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico fa tutti i sopralluoghi e quindi dà un grado di priorità in base all'ammaloramento, anche al numero di persone che vanno a frequentare quella strada, perché ovviamente se una strada estremamente ammalorata non è frequentata da pochissime persone, ha un'incidenza di pericolosità molto più bassa rispetto a delle strade molto importanti. Poi dobbiamo fare i conti, 12 strade in un anno, queste sono le più pericolose, dobbiamo andare a dare risposte a tutto il territorio, là interviene la parte politica che dice ok, tra le più pericolose dell'ex nono andiamo su queste e su quest'altra, fermo restando che in un mondo perfetto la manutenzione ordinaria non è che deve essere scelta dalla parte politica, la manutenzione ordinaria è di default per gli uffici, purtroppo ad oggi gli uffici ancora hanno bisogno di qualche stimolo, io mi auguro che prima possibile sull'ordinario vadano da soli. Per quanto riguarda la centralità del Consiglio sono perfettamente d'accordo, quando arrivano degli indirizzi politici da portarli assolutamente a compimento, ma c'è anche un programma elettorale, quindi di vari passo, mentre noi attuiamo ciò che sono le nostre linee programmatiche, nel frattempo attendiamo anche le vostre input di consiglio per metterli anche quelli in programma. Logicamente si agisce su vari livelli, anche perché un'amministrazione deve andare comunque avanti anche nell'attesa dei tempi che sono tecnici di azione di un consiglio, che sicuramente sono di programmazione ma non di intervento ordinario.
Io ribadisco l'apertura di questa amministrazione ad accogliere qualsiasi proposta che possa venire dalle commissioni, ma magari, ma per fare proposte nelle commissioni non è sempre ed esclusivamente necessaria la presenza di un assessore. Io ricordo da consigliere di opposizione che tanti atti che ho portato e che poi sono stati accolti da tutte le forze politiche presenti sono stati lavorati da noi. Io penso che l'unica commissione che aveva la certezza di avere l'assessore presente era quella presieduta dalla consigliera di Rotti. Negli altri abbiamo cercato di prendere le proposte di tutti i consiglieri, lavorarle in maniera coordinata, capire le priorità e cercare di portarle in consiglio nella speranza che qualcuno poi potesse portarle a termine. Quindi io ribadisco la nostra disponibilità a programmare interventi importanti sul nostro territorio. È un consiglio che do, siccome noi dovremmo lasciare tutti un input che sia un municipio diverso, che ad oggi sta lavorando, sta facendo piccoli passi, ma non siamo in Svizzera, quindi i problemi ce ne sono molti. Se noi lavoriamo su una programmazione, quindi su un investimento dei fondi che abbiamo in straordinaria, quindi che ne so, realizzazione di nuove piazze, realizzazione di nuovi spazi, quella è l'impronta politica che poi noi possiamo veramente lasciare come consigliatura, consiglio di maggioranza e opposizione e parte politica che sta guidando l'esecutivo. È là che noi lasciamo la nostra visione di città. L'ordinario, io mi auguro che da qui a breve gli uffici riescano a gestirselo da soli. Grazie. Sapete, no? Va bene, direi che concludiamo qui il consiglio di oggi. Penso che sia stata una chiacchierata costruttiva. Saluto tutti e per